Oh, e come sempre è lunedì e come ogni lunedì c'è la nostra live su House of the Dragon. Quindi siete pronti, draghetti, siete pronti a questo lunedì un po' più hot del solito? Io vi vedo che siete lì tutti che state sghignazzando in realtà. Io vi vedo, vi vedo, vi vedo, vi vedo. È come se vi vedo. Come va? Oh, buonasera a tutti, buonasera a tutti, bei draghetti. Buonasera Silvietti, Sassone, Mari Roger, Mirabellone, Heddel, Mokai e Berus che sono già pronti con la spada affilata. Non c'è nessun secondo fine, tra l'altro, non c'è nessun doppio senso su questa cosa, sono moderatori. Buonasera Tangomante, carissima, buonasera Manu, buonasera Mick, Polliciotta, Jenny, Maurito, Orsetto, Lavius. Quanti siete stasera? Quanti siete? Mando l'ho già detto, non lo so, ma non mi ricordo, ma se l'ho detto lo ripeto, non, va bene lo stesso. Buonasera Zionano, buonasera Amos, buonasera Damiano, insomma, siete belli pronti, carichi. Buonasera Lavale, come state? Come state, bei draghetti? Cosa mi raccontate in questo lunedì sera? Cosa mi dite? Che vuoi dirci, madre? Ma ci sono un sacco di cose da dire, da raccontare. Io ho appena finito, prima della live, di scrivere lo script del video. Ho preparato le immagini, ho fatto tutto, quindi dopo la live mi metterò a registrare l'audio e poi passerò all'editing. Questa settimana sono un pochino in ritardo perché in realtà oggi ho fatto un'ora di lezione privata per il doppiaggio e quindi mi ero dimenticata che non dovevo fissare cose di lunedì, per cui ho perso un'ora. E vabbè. Buonasera Alessio, buonasera Wellmanner, come state? Come state? Domani ho un esame, pregate per me. Che tutti i sette siano con te, Heddle, se non credi nei sette, vanno bene anche gli antichi dei e quelli nuovi. Oh, il video questa volta quanto durerà? 2 ore. Ma allora, in realtà la cosa divertente, Francesco, è che prima Berus mi fa... perché ho detto appunto ai moderatori nella chat con i mod che ho finito prima della live. Di solito finisco prima nel pomeriggio. E Verus mi fa: ma quanto hai scritto, scusa? E io ho pensato: ma no, ma cosa vuoi che abbia scritto? Quelle 5-6 pagine, guardo lo script, erano 10. Ok. Ottimo. Oggi è spoiler D, esatto. Questa puntata mi ha fatto sentire molto solo. Ma no, Amos, ma no, ma dai. Ma non ti preoccupare, intanto Death Gatsu, benvenuto, benvenuta, penso benvenuto, dato che il nome arriva da Berserk, quindi. Stasera c'è l'ormone che balla, esatto, neanche fossimo a Rocca Dragon. 89.000 caratteri, cosa vuoi che sia? Guarda, te lo dico subito. Sono 6.258 parole. Caratteri spazi inclusi 37.189. Però, sì. Quindi, comunque esatto, mandiamo un abbraccione intanto da Amos. No, non sei da solo, sei qui con noi, quindi non ti preoccupare. Siamo tutti qua. Intanto, Matteo Conca ha rinnovato l'abbonamento per un totale di 21 mesi, un'altra piccola forma di parmigiano, che meraviglia, dragoso, grazie mille Matteo. E anche Dani 1990 che ha rinnovato l'abbonamento per un totale di 10 mesi, sono tantissimi. Grazie, 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 grazie. Oh. Finalmente un po' di zoom zoom, stavo cominciando a preoccuparmi per gli standard di una serie su GOT. A proposito, Lavius, hai fatto bene a tirar fuori questa cosa. Ma voi vi ricordate le persone che si lamentavano: ah, è tutto solo sesso in Game of Thrones? Qui ci hanno fatto vedere qualcosa nella prima puntata e poi non ci hanno fatto vedere più niente, siamo alla quarta. Per cui voglio vedere se c'è qualcuno adesso che si lamenta che o ce n'è troppo o ce n'è troppo poco. Voglio vedere. Voglio proprio vedere. Sicuramente hai scritto più te oggi che Martin. Guarda, Francesco, su quello non c'è proprio dubbio. Per cui c'è tanto nell'aria, esatto. Ma pensa se c'era la coppia cofana. La coppia cofana, secondo me, gli dà le spanne a tutti, però, insomma. Oh, per cui madre, torno a dire che vorrei avere il tuo stesso problema con la tesi. Guarda, Silvia Etens,
Il trucco è che quando scrivi la tesi devi far finta di non star scrivendo la tesi. Cioè non ci devi proprio pensare, tu segui il flow, tu scrivi tutto quello che ti viene in mente. Una volta che hai buttato giù tutto quello che ti viene in mente, poi sistemi. Per cui non stare lì a pensare subito le frasi che ti devono uscire perfette. Tu scrivi, scrivi, scrivi anche cavolate. Poi ti fai una bella rilettura a mente fredda, magari il giorno dopo, la sera, e poi vedi che ti riesce tutto, non ti preoccupare. Il video lo fai anche senza spazi? Beh, in effetti taglio tutti i momenti morti dei video, quindi sì. Ecco. Allora, Maurito, tu prepara che siamo già in 87. Ottimo! Ok, buonasera a tutti, ciao a tutti. Hyperion, tocca scappare, buon proseguo. Come scappi subito così, pronti via? Vabbè, alla prossima, ci mancherebbe. Allora ti racconto che sono ufficialmente un 2 tecnico di Wing Tsun, non so cosa sia, per cui devi spiegarmi cose. Buonasera Francesco, buonasera, grazie per tenerci compagnia anche in questo lunedì sera di fine estate, che fa un caldo incredibile, non so se effettivamente ancora perché siamo in estate, oppure per la puntata di stamattina, di stanotte, vedete voi, scegliete voi, insomma. Poi in questa puntata, mi sono fermata un attimo, è stato molto ben contestualizzato e rappresentato in modo assolutamente non volgare. Esatto, anzi c'è un bel parallelismo fra farlo per dovere e farlo per piacere. Per cui ho letto alcune critiche su Twitter su una certa scena. Allora, questa, io ve lo dico a tutti 87 che siete qua, è una live full spoiler. Per cui, siccome ci sono sempre giorni di, tra virgolette, embargo sui vari social, beh, in realtà no, no, nel senso, sui vari canali dei singoli content creator, io invece voglio creare un post il lunedì mattina su Instagram e la live di questa sera, la live del lunedì sera, voglio che siano dei posti dove voi potete, se avete già visto la puntata, esprimere tutto quello che pensate, per cui andate liberi, proprio tranquilli. Perché vedo che comunque tante persone che si guardano la puntata il giorno, proprio il lunedì, ci sono e quindi magari hanno voglia di parlarne subito e non hanno voglia di aspettare qualche giorno. Per cui questa live è dedicata a voi. E anche il post che esce il lunedì mattina. Tra l'altro, sì, sono d'accordo, in questo caso il sesso è stato ben contestualizzato e non è stato rappresentato in modo volgare, secondo me. Poi. Allora, se mi fanno vedere Millie Alcock in tutti gli episodi, a me sta bene. Purtroppo il prossimo sarà l'ultimo. Esatto, Lavio, sono fatto proprio un parallelismo fatto bene, ecco. Allora, anch'io ho problemi con la tesi, non ho più voglia di rivederla. Quando scrivete una tesi, lasciate passare anche, se potete, ovviamente, qualche giorno fra la scrittura e la rilettura, perché se riscrivete, se rileggete poi la tesi, che siete stanchi, è come non rileggerla, perché gli errori li vedete solamente a mente fredda, quindi. Allora, mi siederò qui e aspetterò pazientemente i video dei bloopers. Non usciranno mai, Mick, non usciranno mai. Comunque mancano 46 giorni a Lucca Comics and Games, il che mi ricorda che per altri 46 giorni io dovrò passare i lunedì tutti blindati e ovviamente guardare House of the Dragon. Sinceramente mi ha dato più fastidio vedere Alicent versione mamma pancina. Ma ci sta, sono gusti. Per esempio, ci sono persone che magari preferiscono vedere certe scene piuttosto che la versione mamma pancina. È legittimo, assolutamente legittimo. La coppia cofana ormai fa blum blum solo in sogno, probabilmente Corlys con un cavalluccio marino e Rhaenys con un drago. Secondo me no, Damiano, ma li hai visti quanto sono fighi a 50 anni? Fossi bella io, cioè ci metterei io la firma ad arrivare a 50 anni come Lady Cofana. Scusami, e che cos'è? Ad avere un marito come Corlys, scusate, e che cos'è? Oh, io sto qui a prendermi spoiler, ma resto. Zio Nano, se hai voglia di compagnia, lo sai che qui sei sempre ben accetto, assolutamente, per cui, ecco, stia qui con noi. Anche da me fa caldo e non per la puntata, purtroppo, ok? Poi, il Wing Tsun è un'arte marziale cinese, la leggenda dice che sia stata una donna a inventarla. Oh, interessante.
Tra l'altro, la regia di questo episodio è stata affidata a una donna. E infatti stavo guardando prima sul canale ufficiale YouTube HBO Game of Thrones House of the Dragon l'inside di episode che esce il lunedì successivo proprio all'episodio. E la regista ha voluto spiegare come per la scena quella appunto di contrapposizione fra Alicent e Rhaenyra abbia voluto far vedere la scena poi di Rhaenyra che entra nel bordello insieme a Daemon in un certo modo, cioè lei ha voluto mostrare al pubblico il punto di vista di una ragazza che si diverte a fare quello che sta per fare. E quindi, così come gli uomini giovani hanno voglia di fare certe cose, così ce l'hanno anche le ragazze. E non deve essere un tabù farlo vedere o dirlo, ecco. Buonasera Flavio, è successo un bordello in questa puntata, vabbè, ma mando, ti faccio l'applauso di default perché sì, però insomma. Purché non ci neghi, i meme del mercoledì Laura mi uccidono ogni volta, devo prenderla come sfida però, no, ci mancherebbe, anzi sui meme questa settimana, cioè oggi sono arrivata un po' in ritardo, devo dire, li preparo domani, ecco. Il quinto episodio sembra che scopriranno le prime scintille, ma infatti vediamo. Vediamo. Intanto, respect per il best character ever, il giovane Blackwood. Allora, giovane Blackwood, MVP. Quindi, assolutamente sì. Man of the match. Assolutamente sì. Allora. Tra l'altro, in queste scene di sesso, Millie Alcock ha ottenuto quello che altre attrici non hanno ottenuto, ovvero una scena di sesso nuda in cui non compare nulla. Effettivamente, per quanto siano ignudi, lei e Ciccio Pasticcio, non si vede niente. Meraviglioso. Si vedono altre cose di altri, però, quelli del bordello, però, di lei non si vede niente. E neanche di Criston Cole. Anche perché, come dice la regista, esatto, Damiano, guarda, abbiamo detto la stessa cosa, adesso io vi sto leggendo perché ovviamente sono già rimasta indietro, quindi scusatemi. Allora, ai Lexix Alicent non piace proprio. Ok, a me l'Alicent di queste puntate, devo dire la verità, mi fa tenerezza. E stanno costruendo un bel rapporto comunque fra le due ragazze, fra Rhaenyra e Alicent stessa, rapporto che non c'è nel libro e che onestamente preferisco come me lo stanno rendendo adesso. Allora, io non ho molto capito la questione della daga, che fa pure molto anello di Lothar, lasciamo perdere. C'è una sorpresa per quello nel video, eh? Tuttavia, è una cosa nuova inserita nella serie o nei libri presente? Allora, nei libri c'è una daga. Ma il problema è che la daga che viene descritta è la daga che viene utilizzata per cercare di far fuori Brandon Stark. E però noi per adesso sappiamo che quella daga probabilmente era di dito corto. Ora, c'è una questione strana relativa a quella daga, perché io in una vecchia teoria mi ero immaginata che in realtà quella daga provenisse da Rhaegar e lui l'avesse data a dito corto per testimoniare che, perché pensavo che Dito Corto potesse aver beccato Rhaegar e Lyanna e potesse in qualche modo testimoniare insomma la buona fede di Rhaegar che non aveva rapito Lyanna, ecco. Però effettivamente è stato il mio primo video, è stata una teoria piuttosto folle. Ma già all'epoca io mi immaginavo che effettivamente arrivasse da loro, dalla famiglia Targaryen. Anche perché, e senza nessuna descrizione, nessun appiglio in effetti. Anche perché nei libri viene solamente detto che era una daga in acciaio di Valiria e se tu leggi tutto quello che ha a che fare con l'acciaio di Valiria, scopri che le grandi famiglie, solo le grandi famiglie di Westeros hanno delle armi in acciaio di Valiria che costano un occhio della testa e che una famiglia come quella di Tywin Lannister, ha perso la propria arma in acciaio di Valiria, che era una spada e si chiamava Ruggito di Luce, era finita, era tornata a Valiria perché era stata persa. E Tywin per anni ha cercato di acquistare armi in acciaio di Valyria da altri lord del regno senza riuscirci. Per cui, com'è che un poveraccio alla fine, disgraziato come Baelish, è riuscito a entrare in possesso di un'arma in acciaio di Valyria?
Le opzioni sono due: uno, gliel'ha data qualcuno; due, ha mentito e in realtà non è mai stata sua. Lì purtroppo siamo ancora fermi perché zio George non sta scrivendo. E così, chi lo sa. Però nel video ho cercato di spiegare un pochino questa cosa e è un mistero in effetti. Per cui... Allora, non ha tirato Irenis in barca. Vabbè, Mando, ok? Qualcuno dia un calmante a Mando. Beh, si vede proprio che alla regia c'è una donna, c'è proprio un altro sguardo. Esatto, esatto. Allora, a me è piaciuta moltissimo, era proprio galvanizzato, a parte avere gli occhi sbrilluccicanti per Rhaenyra, che è una meraviglia. Posso dire che un'altra volta il plauso va a Matt Smith per come sta interpretando Daemon. Sì, è veramente bravo. Niente da dire, veramente bravo. Scena bellissima tra Rhaenyra e Daemon che aspettavo. Daemon ci tiene veramente a Rhaenyra e alla fine si tira indietro. Infatti, perché? Perché lei non è una delle solite Shay che lui si porta a letto. Lasciando la povera Rhaenyra con l'ormone a mille, ovviamente, che nonostante il suo autocontrollo e la sua saggezza, alla fine cede agli impulsi della sua età. Esatto, quindi ricordiamoci anche quanti anni abbia. Questo significa saper scrivere un personaggio, non Galadriel di Amazon. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Allora, buonasera a tutti, ciao Andrea, mi pare fosse Culture Crave su Twitter ad aver riportato delle parole di Emily Carey secondo cui sarebbero in discussione per delle ulteriori scene flashback nella S2. Ma lo spero, perché comunque sta andando piuttosto bene, le attrici mi sembrano apprezzatissime, quindi perché no? Comunque sono riusciti a rappresentare tutto molto bene, per nulla volgare. Ma infatti, voglio dire... Sì, infatti non si vede niente, girano le coperte, manco fossero alla corrida! Questa è bellissima, Lavius è bellissima. Oppa, ole, ole! Esatto. E a tal proposito, la canzone che riassumerebbe perfettamente questa puntata è senz'altro You Can Leave Your Hat On, per l'occasione ribattezzata You Can Leave Your Drag On. Qualcuno tolga il fiasco a Mauro, perfetto, grazie. Ah, sì, vabbè, si vede un mini qualcosina, si vedono un po' di chiappine di Criston Cole, però è giusto, cioè, che poi a un certo punto lo riprendono invece dalla schiena in su, per cui... Esatto, tutto quello che abbiamo visto di Emilia Clarke, o per esempio, scusate, di Melisandrona, dai. Il giovane Blackwood, tanta roba, esatto. Un pochino permaloso, mi sa che è di famiglia. Esatto. Io penso che abbiano creato un bel personaggio con Alicent per far empatizzare qualcuno con i Verdi, anche se tutti sono team neri. Quasi tutti, Nina Stark, perché in realtà, se parli con alcune persone... della community di Game of Thrones, ci sono persone che tifano i Verdi. Non so come sia possibile, onestamente, perché in realtà la questione si basa su una cosa che è estremamente sessista. Per cui, vabbè. Grazie, Berus, rallentami la chat perché non ne faccio, sono già lenta, io di mio. Alicent finora non riesco a volerle male, voglio proprio vedere come si smonterà tutto questo bellissimo rapporto. Infatti, Mirabellone, sono anch'io dello stesso tuo parere, perché non vedo l'ora anch'io di vedere come comincerà a fare tutto cric crack, perché per adesso la cosa tiene, però è anche vero una cosa, che nella puntata di oggi abbiamo visto una grandissima fiducia da parte di Alicent nei confronti di Rhaenyra, perché Rhaenyra, è vero, Rhaenyra non ha fatto niente con Daemon, perché alla fine si sono baciati e basta, però stavano per. Ora, non sono andati in fondo, quindi è vero, lei non ha perso la virtù con Daemon, ma ho messo un'altra parte. Se e quando e se, boh, chi lo sa, Alicent verrà a sapere che in realtà Rhaenyra non ha detto proprio tutta la verità, secondo me lì potrebbero cominciare a fare cric crack le cose fra di loro. Per cui se Alicent scopre che le ha mentito, capisci a me, ecco, c'è una maglietta con scritto me. Buonasera Salmacis, buonasera. Lo stiamo calmando, grazie Policiotta, perfetto, ottimo. E non un'arma in acciaio di Valiria qualunque, quella di Aegon. A quanto pare. Comunque quando Daemon viene trascinato completamente sfatto nella sala del trono, mi sono sentito molto vicino a lui, non voglio sapere perché. Secondo te vedremo in flashback Visenya, Rhaenys ed Aegon? Io spererei di sì, Manu, ma in realtà ti dico di no, perché altrimenti dovrebbero castare dei... castare, vabbè, non siamo in D&D.
però vabbè, ok, viene votato anche per le serie TV, dovrebbero scegliere degli attori e delle attrici, cioè un attore e due attrici che poi dovremmo vedere in un'eventuale conquista. Per cui. Esatto, allora Nina Stark, esatto, l'ampulla nella scena finale. Che cos'è quello? Quello è Tè della Luna. È una citazione molto carina che hanno fatto, perché nelle cronache del Ghiaccio del Fuoco, quindi io le cronache, quando dico le cronache, intendo i libri di Martin, quindi A Game of Thrones, Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows e A Dance with Dragons, cioè i cinque volumi che sono finora usciti. Nelle cronache si parla di questo Tè della Luna spesso e volentieri. Lo prende Margaery, per esempio, lo prendono anche altre persone, lo prende anche Asha Greyjoy, e dopo la notte con un ragazzo, un marinaio. E lo prendono diverse persone, fra cui anche Lysa Arryn, perché la nostra cara Lysa Arryn era rimasta incinta di Dito Corto quando era giovane, perché a lei piaceva Dito Corto. Dito Corto si era scontrato con Brandon Stark, che era il fratello maggiore di Ned Stark, perché in realtà Dito Corto voleva la mano di Kat. Dito Corto è rimasto ferito, è rimasto febbricitante, è rimasto dai talli per un po' di tempo. E una notte Lysa Arryn, che era innamorata di Dito Corto, si è infilata nel suo letto e hanno fatto mlamla. Dopo aver fatto mlamla, cosa è successo? Che Lysa Arryn è rimasta incinta, quindi proprio morente non doveva essere Dito Corto. Per cui, successivamente, Lord Hoster Tully aveva fatto rifilare alla figlia Lysa del tè della luna. Quindi sì. C'è comunque questa spiegazione anche nel video, perciò troverete tutto domani, non vi preoccupate. Comunque alla fine ci ha azzeccato quasi su tutto. Rhaenyra era veramente in giro a vendere. A vendere pretendenti. A vedere pretendenti. Esatto, così come io ci avevo azzeccato, se vi ricordate, su parecchie cose. Il martello che avevamo visto già nel trailer del Nutri-Granchi. Ci avevo preso anche sulla questione del paggio, tra l'altro viene citato proprio vestita da paggio, io lì ho fatto la ola. E poi anche la questione di Daemon che viene sbattuto per terra dopo aver scoperto che probabilmente aveva fatto mlamla con Rhaenyra, ecco. Ma comunque. Allora, oppure you can leave your Daemon. Vabbè, vabbè, ho capito che siete lanciatissimi oggi, perfetto. Allora, Emilia Clarke ha avuto problemi psichici per quelle scene famose della prima stagione e ha cominciato a ubriacarsi. Sì, so che sono state parecchio traumatiche per Emilia Clarke, infatti poi ha detto, vabbè, grazie, basta. Elisabetta 31, si possono fare spoiler tutti quelli che vuoi, quindi accomodati pure. Questa serata è una serata total spoiler, quindi puoi dire quello che ti pare. Dei libri, della serie. Siete free. Stasera siete free. Tra l'altro, piccola specifica. Tra l'altro, piccola piccola specifica. Allora, quante ragazze in lutto perché non si è visto nulla di Kristen Cole? Questo ti devono rispondere le ragazze. Ah, o anche i ragazzi a cui piace Kristen Cole, per cui. Allora. Tra l'altro, cosa volevo dirvi? Che. Adesso vi leggo. Non riesco a capire una cosa. Cioè, io appunto creo il post del lunedì e la live del lunedì sera proprio per permettervi di dire quello che volete, di sentirvi liberi se avete già visto la puntata, di poter commentare. Io, raga, non riesco a capire che immagini mettere su Instagram e su YouTube perché tutte le volte c'è qualcuno che grida allo spoiler. Cioè, veramente diventa frustrante perché uno cerca di fare del suo meglio eppure si fa una fatica incredibile a cercare di capire, insomma. Come fare? Tra l'altro, per il post di oggi ho cercato di mettere un'immagine che fosse già uscita, quindi sono andata a riguardarmi dei trailer addirittura di agosto e ho cercato di mettere una cosa che fosse già chiara, in linea comunque con il titolo, quindi King of the Narrow Sea, e per cui l'abbiamo visto tutti. Daemon di spalle con il martello e poi con il tizio che gli punta la spada sul petto, per cui non so, boh. A proposito dei libri, nella nuova edizione saranno corretti in traduzione? Nuova edizione intendi quella che è uscita a giugno? La risposta è no, sono ancora sbagliate le cose. Ecco.
Se fossi in te io manderei in DM a sti tizi come finisce la danza dei draghi con tutti i morti. Guarda Lavius, so che una ragazza per esempio l'ha fatto con uno che mi ha insultato settimana scorsa, o uno dei giorni scorsi. C'è qualcuno che si è permesso di mettere un dito medio su Instagram. A me la cosa fa piuttosto ridere, però cioè io sono convinta che se fossimo faccia a faccia questa cosa non la faresti o non la diresti, per cui perché ti senti libero di farlo su Instagram? Perché per te sono solamente qualcosa di digitale? Sono una persona vera? Forse non si è notato. Cerco di farmi un culo a capanna per cercare di tutte le volte fare dei video fatti bene, non di dirvi fregnacce come si sentono in giro, perché se fate un giro su altri canali eccetera capita che ci siano delle fregnacce. Io cerco sempre di documentare tutto quello che dico, non va mai bene niente. Boh, ok, comunque in realtà io ringrazio anche che ho visto che molti di voi sono intervenuti, anche perché c'è certa gente a certi comportamenti anche no, per cui insomma si guarda, la gente dissocia completamente che chi c'è dall'altra parte sia una persona. Ma infatti, cioè, non sono un ologramma argentato presente sulla confezione Univideo come quelli della Disney. Quindi, sono esauriti, sì, certa gente, boh, è un po' strana. Alcuni draghetti gli hanno lanciato la frutta, è vero, e io vi ringrazio perché comunque già è faticoso cercare di fare bene tutto. Da soli è peggio, ma sono contenta che in realtà ci siate voi, insomma, che mi avete dato una mano, ecco. Anche perché io tendenzialmente il lunedì, per esempio, cerco di guardare il meno possibile il telefono, proprio perché mi serve tutta la giornata per cercare di lavorare sul video, se no non faccio in tempo a farvi uscire il video fatto il martedì. E comunque recuperare tutte le immagini, recuperare anche tutte le citazioni del libro è una cosa che porta via tempo, per cui... Ma Daemon si innamorerà della sua seconda moglie o ha sempre amato Rhaenyra? Bella domanda. Vediamo come lo rendono nella serie TV. Sono molto curiosa di questa cosa, Lexix, hai fatto bene a dirlo, perché in effetti viene detto nel libro che effettivamente lui era molto interessato alla sua seconda moglie. Però vediamo come ci fanno vedere qua, come lo rendono, perché già adesso con questa puntata si scardinano alcune cose, perché all'interno del libro voi sapete che è tutto POV, cioè molti fatti vengono raccontati anche riguardanti la vita di Rhaenyra da fonti diverse. Septon Eustace, ma Gran Maestro Rumsiter, sì, e Fungo, e ognuno di loro dice una cosa diversa, quindi non si riesce a capire qual è la fonte corretta. Qui per adesso sembra che vinca Fungo, perché ci sono alcune cose che dice che effettivamente sono della sua versione dei fatti. Non tutte, solo in parte, però alcune cose sì. Quindi, quanto sono belli sono in ship con R+D. Sì, ma qui puoi fare i nomi, Elisabetta. Vai tranquilla, qui puoi fare veramente i nomi. Stasera puoi andare libera, felice. Allora, comunque se la sono giocata bene questa parte, potevano scegliere di fare diverse cose, comunque quella che hanno scelto è credibile, non forzata. E infatti, Mirabellone, io sono rimasta molto stupita, che, cioè, è una parte in cui si vedono cose, però effettivamente non c'è niente di pruriginoso. Ci sta. Allora... che ne pensi dei rumors che vedono Henry Cavill e Elizabeth Olsen nella seconda stagione, Aegon e Rhaenys in flashback? Allora, io vi dico la verità, a me non piacerebbe vedere Henry Cavill come Aegon, perché è troppo grosso. Come vedete qua, tendono a essere molto credibili gli attori, anche da un punto di vista fisico. Aegon il Conquistatore, sì, era un condottiero, però... secondo me non deve essere per forza rappresentato come Superman, perché alla fine Henry Cavill è molto grosso fisicamente, e tra l'altro tutto il fisico che lui ha e che si è costruito tramite il lavoro per Superman si è un po' aiutato con proteine e altre cose, di conseguenza è poco naturale. Io preferirei un altro attore, per esempio, per rappresentare Aegon.
Non mi piace l'idea di Henry Cavill, lo vedo bene in altre cose, ma onestamente come Egon no. Preferisco rimanere stupita magari con attori e attrici del teatro britannico, come abbiamo visto anche con Corris Velaryon, che sanno però loro, il fatto loro, per esempio, che magari sono mezzi sconosciuti, così io mi concentro di più sulla recitazione che sull'attore o sull'attrice in sé. L'attore che interpreta Kristen è stato davvero bravissimo a far trasparire la sua timidezza nei confronti della principessa durante e dopo che hanno fatto all'amore, come direbbe Barba Scura. Secondo me pensa di aver fatto una cazzatina e ha paura che la sua testa possa saltare e si vede dagli occhi del personaggio. Esatto, Death Gatsu, non solo. Voi l'avete notato quando Kristen Cole posa il suo mantello bianco, raga, quella scena, lui è proprio titubante e lo piega addirittura, lo piega, lo mette sulla sedia e lo tocca. Perché il mantello è sacro, però lui in quel momento sta violando tutti i suoi voti. E i voti della Guardia Reale sono sacri. Quindi, me. Allora, aspettate che vi leggo perché sto facendo un po' di su e giù, così almeno riesco a leggervi tutti. Sono lenta, sono troppo. Voi siete velocissimi e io sono troppo lenta. L'amore per Rhaenyra è anche opportunismo. Secondo me è un cicinino sicuramente. Diciamo che gli va bene che la nipote, oltre ad essere bella, è anche l'erede al trono. Quindi unisce due cose. Two is make a one. Si diceva così una volta. Allora. Secondo te, ciao Dragonstone94, che bel nickname. Benvenutissimo, benvenutissima. Secondo te, con il sequel Snow, tenteranno di riparare i danni dell'ottava stagione? In questa puntata addirittura la profezia è sulla daga. Infatti. Allora, la questione Snow. Pare che sia stato proprio il nostro Giovanni Neve, il nostro Kit Harington, ad andare dallo stesso Martin e a proporgli una serie TV su Jon Snow. Probabilmente perché, uno, Kit Harington si è trovato bene nei panni di Jon Snow ed è stato il ruolo che gli ha dato comunque la fama e la notorietà. E pare che non è che stia combinando molto con altri film. Per esempio, doveva comparire molto di più anche successivamente in altri film legati agli Eternals. Pare che quello sul Black Knight sia andato a pallino. Per cui forse potrebbe essere un modo per cercare di riparare ai danni dell'ottava stagione. In effetti, ottava stagione che, come dico sempre, è stata un po' disconosciuta da Martin, perché Martin, nelle scorse settimane, anche prima che cominciasse House of the Dragon, ha ribadito più volte che in effetti alle ultime quattro stagioni lui non ci ha lavorato. Ed è stato tenuto un po' alla larga dai due produttori, quindi probabilmente potrebbe essere un modo per cercare di risanare un po' le cose. Quindi chissà, vediamo. La questione della daga è interessante. Come dicevo prima, effettivamente quella daga lì compare anche nella serie. Sicuramente è una citazione alla serie TV, è uno strizzare l'occhio. Vedremo poi se Martin utilizzerà la daga nello stesso modo anche negli ultimi due libri oppure no. Perché a questo punto la profezia è solo sulla daga, la profezia è anche su una pergamena, da qualche altra parte. Rhaegar dove ha trovato quello che ha trovato? Perché ancora non lo sappiamo. Altra cosa, nel quinto libro, A Dance with Dragons, in realtà, quello che noi leggiamo, quello che ci viene detto in questo episodio, ci viene raccontato da Ser Barristan Selmy e da Daenerys. Adesso scusate, vi leggo un attimo, voglio arrivare alla fine così magari riesco a prendere più cose e metterle insieme. Allora, Visenya, guerriero, mago da battaglia, ovviamente, mi piace, Damiano, è la mia approvazione e io doppio la spada. Sì, frittella ipercalorica, le abbiamo notati tutti, sono molto divertenti e secondo me hanno quel gusto molto particolare, molto divertente. Sì, Steve Toussaint è un attore inglese che ha fatto teatro, fa principalmente teatro. Allora, aspettate che vi leggo. Kristen Cole è terrorizzato in quella scena, vero? Madonna mia, sono stata male per lui. Non poteva dire di no. Diciamo che poteva, ma non ha voluto.
Comunque, però, sì, boh. A me non piacerebbe vedere Henry Cavill in OTD perché nel cast stonerebbe. Sono d'accordo anch'io. È troppo famoso. E secondo me sarebbe un po' too much. A parte nonno Anselmo, gli altri della Guardia Reale che abbiamo visto non erano proprio rispettosi dei voti. Sì, c'era anche un Aris. Allora, io vi ricordo che c'è anche un Aris Urquhart, che va con una certa Ariane Martell, e anche Ariane Martell si prende il tè della luna. Quindi. Allora, beh, anche Francesco potrebbe essere intelligente come cosa, il fatto che lei vuole guardare suo zio Damon negli occhi, lui non se la senta perché per lui diciamo che è quella parte sempre un po' più fisica del resto, fa fatica a legarsi con le persone e probabilmente ferisce tutti quelli a cui si affeziona, quindi. Allora, Comunque alla fine Rhaenyra non è andata male, il suo futuro marito è giovane, attraente, ha pure un drago, peccato che gli piacciono i ragazzi. A entrambi. Hanno qualcosa in comune, perlomeno. Sto per dire qualcosa di estremamente crudele, ma secondo me dopo la morte di Martin usciranno i libri. Ah, beh, ci sono tante teorie Lavius in merito, quindi. Chissà, speriamo che escano quando è vivo, insomma. Nei libri a Ser Cole piace Rhaenyra. Il problema, Elisabetta, è che questa cosa non si capisce bene. Perché? Secondo alcune fonti sì, secondo altre fonti no. Per cui lui, no, era assolutamente. Votato alla Guardia Reale e quindi lei ha tentato di circuirlo, mentre in altri casi invece lui va da lei e lei lo rifiuta. Quindi in realtà non si capisce. È una cosa molto misteriosa, per cui mettendoti fonti diverse che dicono cose diverse, effettivamente, oh, chi lo sa. Allora, ma il ragazzino Bloodraven potrebbe essere corvo con tre occhi? No, Bloodraven nasce successivamente. Nel 157, nel 157 se non ricordo male. Fammi vedere qual è la data di nascita di Brendan Rivers. Ho invertito i numeri. 175. Ecco. No, lui nasce nel 175, siamo adesso intorno al 114, cioè 115, quindi no, ce n'è di tempo ancora. Ce n'è di tempo. Io vi direi, faccio spoiler, Rhaenyra dovrebbe essere tipo una. Dovrebbe arrivarmi sto cavolo di albero genealogico che ho fatto stampare formato poster, così me ne ricordo meglio. Dovrebbe essere tipo la trisnonna di Bloodraven, Rhaenyra, per cui più in là, più in là. Il Fed è il giorno dopo, esatto. Sì, vabbè, anche Jaime della Guardia Reale, eccetera, eccetera. Pure il nostro Duncan l'Alto, l'impollinatore dei Sette Regni, che si calmerà forse dopo aver preso la cappa bianca. Giusto che sia almeno titubante, Criston, la scorsa puntata ha detto di entrare, che entrare nella Guardia Reale era tutta la sua vita. Esattamente. Allora. No, Criston Cole non spera nel trono, è impossibile. È pressoché impossibile. No. Allora, ciao madre, io mi chiedevo come mai il nostro re preferito, come mai si comporta così con la sua sposa? In che senso? In che senso, Mariangela? Non ho capito. Fanno quello che fanno tutte le coppie sposate, semplicemente Alicent non è che si diverta granché perché suo marito ha qualcosa come 40 anni più di lei, che è anche abbastanza normale se sei sposata per dovere, mettiamola così. Ma cosa vi stavo dicendo della daga? Che la questione della daga, che è diventata praticamente l'anello di Sauron, trovo che sia un po' strano questa cosa dell'incisione. Cioè, sì, giusto, ecco cosa vi stavo dicendo, che in realtà noi all'interno dei libri, nel quinto volume, veniamo a sapere del matrimonio, che il principe che fu promesso sarebbe nato dalla linea di sangue di Aerys Erella e da Aegerys II, perché? Perché una strega dei boschi aveva predetto questa cosa a Aegerys II, che è il nonno di Rhaegar e di Daenerys. Ora,
Questa cosa appunto ci viene detta nel quinto volume. Per cui anche lì, come riusciranno a incastrare le cose con questa daga? Sarà veramente una daga appartenuta alla famiglia Targaryen? Scopriremo davvero che Dito Corto l'ha rubata, l'ha trovata, gli è stata data? Chi lo sa? Madre, ho letto che nei libri rispetto a House of the Dragon che Lena, Alicent e Rhaenyra hanno età diverse. Verissimo, verissimo. Allora, ti dico anche che Alicent Hightower è nata nell'88. Ok. Dopodiché, Lena Velaryon è nata nel 92. Sì. Mentre Rhaenyra è nata nel 97. Quindi hanno un po' di anni di differenza. Fra Alicent e Rhaenyra ci sono 9 anni di differenza. Fra Lena Velaryon e Rhaena ce ne sono 5, in effetti. E 4 con Alicent. Per cui Rhaenyra è effettivamente la più giovane. Mi sono scritta tutte le cose, cioè i miei appunti, il mio albero genealogico qui sotto, anche perché con tutti questi nomi e tutte queste date, raga, se no non ne faccio. Allora, buonasera Dreamery, carissima. Vabbè, Mauro, ma è troppo. Dai, era troppo palese. Era troppo palese. E in più Viserys puzzerà di pus da morire. Anche questa cosa. Allora, a me sta piacendo il fatto che ce lo facciano vedere comunque un po' marcio fuori. E che effettivamente, cioè, lui si è parecchio rovinato, perché guardategli la schiena, è veramente pieno di buchi. In più la mano non sembra messa benissimo. Questo giro hanno sistemato la CGI, evidentemente, e l'hanno sistemata come si deve. Per cui due dita mancano. Ma la mano mi sembra un pochino nera. Vedremo. Vedremo, vedremo. Allora. Bloodraven, figlio illegittimo di Aegon IV? Esatto. Cioè, illegittimo, in realtà figlio naturale. Perché poi lui li ha legittimati praticamente tutti sul letto di morte. E infatti è da lì che poi hanno rischiato una seconda danza dei draghi. E poi lì ci sono state in realtà le guerre. Oddio. Aspetta, 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 aspetta. Ho un attimo di vuoto. Non mi viene il termine. Aiutatemi voi. Ormai è in decomposizione, in effetti un po'. Allora, grazie, baronato di Sarconia, grazie mille. Se riuscissi a ricordarmi le cose, per esempio. Ah, Targaryen e Blackfyre, rivolte Blackfyre, non era così difficile, ok. Povero Criston Cole fa la guardia per il niente. Ok. Grazie, Lavius, sei stato bravissimo. Esatto, grazie Nina Stark, ribellione Blackfyre. È che ho talmente tante informazioni in testa che ogni tanto mi perdo. Sì, ormai è un po' in decomposizione, in effetti, questo povero Viserys, quindi vedremo, secondo me, più avanti che se ce lo fanno schioppettare, ci schioppetta anche un po' per questa cosa. Nella serie Lena la più giovane non l'abbiamo ancora vista dopo il salto di 3 anni. Sì, diciamo che ce l'hanno fatta vedere piccina picciò. Però sì, hanno cambiato questa cosa, cioè Lena è diventata più giovane nella serie. Intanto ci sono dei punti fermi. Rhaenyra e Criston hanno fatto bla bla. Rhaenyra ha mentito con Alicent e che il rompiossa ha visto i due fuori dalla reggia. Tra l'altro, brava Mirabellone, che mi hai ricordato questa cosa. Anche a me fa una tenerezza Viserys comunque, Luisa. Anche a me, devo dirti la verità. E devo dirvi che è stato simpatico vedere in realtà Ser Arwin Strong che sta pattugliando fondo delle Pulci, cioè quella zona lì comunque, quei bordelli, eccetera. Perché in effetti nel libro c'è scritto che a un certo punto Rhaenyra incontra Ser Arwin Strong che stava tornando da uno dei bordelli. Ma quindi ci rimane da capire una cosa, se la questione di Arwen Strong verrà effettivamente approfondita oppure se vogliono modificare le cose. Ma voi vi immaginate se ipoteticamente la questione di Arwen Strong non viene effettivamente
gestita come è gestita nel libro, ma in realtà i figli passano per essere figli di Criston Cole. Adesso dico un'eresia, dico una roba veramente folle. Però visto che potrebbero cambiare cose, io dubito che questa cosa la cambino onestamente. Proprio immaginate se cambiassero sta cosa. Quindi. Perché Viserys scopula così prestando pochissima attenzione alla sua sposa? In realtà Mariangela, secondo me, lui è stato attento. Però, diciamo che non ha molta fantasia, perché a un certo punto, tra l'altro, le chiede: stai bene? Tutto bene? Quindi, tutto sommato, lei gli fa: sì, non è molto convinta, effettivamente. Diciamo che Viserys sta cercando comunque di avere altri figli, per cui il suo scopo principale non è tanto il divertimento, ma il dovere. Con la moglie precedente era carino e coccoloso e probabilmente magari andava bene così, non ci hanno fatto vedere delle scene di quello, però anche lì Viserys ha questa fretta nel cercare di avere figli, effettivamente. È una scena di immensa tristezza, è vero perché vedi chiaramente una coppia che fa cose per dovere, mentre il parallelismo fra Daemon e Rhaenyra, e poi vabbè con Corlys, è che in realtà loro facciano cose perché gli va di fare, quindi per piacere. La faccia di complotto quando Viserys gli toglie la spilla. Ma scusate, avete notato la faccia di Otto, quando di Infamotto, quando all'inizio della puntata lui è lì tutto fermo che guarda le persone che passano, guarda Rhaenyra che passa, mamma che ansia. Quello screen ve l'ho messo nel video e mette veramente ansia. Solo a me ha dato la sensazione del rapporto tra Rhaenyra e Daemon sia passato da 0 a 100 in 5 secondi. Allora, io questa cosa l'ho detta nel scusate, nel video. In realtà, assolutamente il contrario. Allora, tenete conto che sono passati 4 episodi. Questi 4 episodi però raccontano, cronologicamente parlando, un periodo che copre circa 4-5 anni. Allora, loro due si conoscono da una vita perché sono zio e nipote. Quindi già dobbiamo presupporre che loro abbiano comunque un trascorso in famiglia e quindi si conoscono veramente da tanto. Da almeno tutta la vita di Rhaenyra e per cui sono passati almeno 15 anni all'inizio nel primo episodio. Poi, durante la scena del funerale di Emarin, Daemon è quello che sta consolando Rhaenyra. Nel secondo episodio, Rhaenyra va a prendersi l'uovo di drago a Roccia del Drago, staccia di brutto suo zio accanna un po' perché capisce che la nipote c'ha ragione, ed è l'unico che si sottomette alla nipote perché altrimenti se fosse stato per Otto sarebbe stato un casino. In questo episodio le cose sì, vanno un po' più avanti, nel terzo non si sono visti perché lui era alle Stepstones, però sono passati anni, secondo me no, sono stati bravi, anche perché avevano a disposizione solo 4 ore per farti capire che c'è un rapporto fra i due. 4 ore di serie TV che però coprono appunto anni, non è che possono farti vedere tutto il minutaggio dedicato a Daemon e Rhaenyra ogni volta, anzi tutte le volte che parlano fanno dei discorsi comunque molto sensati. Loro due sono gli unici che parlano fra di loro in valiriano. Secondo me c'è una certa profondità in realtà nel loro rapporto. Mi sembra l'abbia fatto per estrema frustrazione. Eh sì, Luisa, sì. Allora, diciamo che Alicent non è molto intrattenuta. In effetti non è che si stia divertendo moltissimo Alicent. Da questa puntata abbiamo capito da dove arriva il detto quel povero Criston. Esatto. Ripeto, se devo fare bla bla con l'ecrotico pustoloso, io ce lo schiaffo mio figlio sul trono. Va bene, frittella, va bene. Ok. Allora, Daemon ha rotto il ghiaccio e Criston ha fatto la granita. Questa è talmente bella che si merita l'applauso. Questo è bellissimo, Orsetto. Che ti devo dire? Meriti l'applauso. Me la devo segnare, ok, me la ricorderò tutta la vita. Lorenzo, buonasera, Misa. Arrivo ora dopo averla rivista la puntata. Bravissimo. Venite tutti qui, che possiamo parlare, chiacchierare. Siamo quasi in 100. Oh, Infamotto è bellissimo. Infamotto, sì, tutta la vita. Allora, ricordatevi in che tipo di società vivono Viserys e Alicent. Non è importante che la donna si diverta, l'importante è che concepisca. E purtroppo ha ragione Damiano, perché infatti questo è un discorso che poi,
Viserys fa a sua figlia Rhaenyra. Perché infatti Rhaenyra alla fine della puntata che cosa dice a suo padre? Sì, pa, però se io fossi stata un uomo e fossi andata in giro a farmi tutte le donnine della Strada della Seta, tu non avresti detto niente. Invece in questo caso tutti i lord stanno lì a fissarmi e a guardare quello che faccio. Purtroppo Viserys che cosa le dice? È vero, perché tu non sei un uomo, perché sei una donna, hai certi doveri e quindi purtroppo per il tipo di società in cui loro vivono le cose vanno così, sono sempre andate così e continueranno ad andare così. Perché pensateci un attimo, pensiamo solamente al periodo di Game of Thrones, sono passati almeno 170 anni, ma non è che le cose siano cambiate poi molto, eh. Perché il trono continuano a tenerlo degli uomini e le donne vengono viste male se salgono sul trono di spade, per cui, o comunque se hanno delle posizioni di potere. Allora, diglielo Ale, anch'io sono bellissima. Ciccio Malazan, ciao madre, un saluto al volo, ti recupero appena posso e ti seguo anche da Frank, ciao. Oh, ciao Ciccio. Sempre così è stato, esatto, Monkey Ruffy, hai ragione. Viserys sa che gli resta poco da vivere e sta cercando di lasciare più eredi possibili. Sì, anche perché tenete conto di una cosa: lì bastava un raffreddore, un'unghia incarnita, un taglietto con la carta o con il trono di spade e che morivi di infezione, eh? Cioè, ci mancava. Se serviva poco, bastava poco. Al padre di Viserys sono scoppiate le viscere. Per cui era andato a caccia e a un certo punto, pum, morto. Era l'erede al trono. Era anche primo cavaliere del re, insomma. Allora, sì, Lorenzo, beh, Otto assolutamente è un viscido complottista e soprattutto ha cercato di infilare sua figlia, cosa che poi c'è riuscito, nel letto del re. Ma parliamoci chiaro, c'è riuscito, ce l'ha fatta su quello. Diciamo che Viserys non se n'è accorta all'inizio perché era talmente addolorato dalla morte di Emma Arryn, che effettivamente avere una persona che gli tenesse compagnia gli ha fatto bene, perché comunque all'inizio veramente gli teneva compagnia. Dopodiché è subentrato un altro tipo di interesse e vabbè, passando del tempo è successo quello che è successo. Però comunque anche in questa puntata Viserys continua a dire che lui non si dimenticherà mai di Emma Arryn. Che caspita. Bene così. Infatti, perché era preoccupato dopo che ha saputo della scappatella di Rhaenyra? Dovrebbe essere contento così può mettere suo nipote al trono. Aspetta, chi era preoccupato? Otto? Otto non era preoccupato. Anzi, credo fosse contento. Cioè, era un finto preoccupato. È andato lì con: oh, maestà, ho saputo questa cosa, tragedia! Tragedia! Capisco però dalle puntate precedenti non c'è mai stata tensione sessuale. Sì che c'è stata, baronato. Sì che c'è stata, puntata numero uno. Quando Rhaenyra, quando Daemon torna ad Approdo del Re e regala la collana a Rhaenyra. Si sente un pochino di frizzicoriccio, di stelline di Natale. Un po' di frizzicoriccio c'è. Secondo me c'è. Tra Rhaenyra e Daemon c'è attrazione, si vede lontano un miglio, ed è un rapporto disfunzionale come tutti i rapporti Targaryen. Sì, esatto, però per loro era normale. Quindi. Allora. Sarò io, ma chi all'età di Rhaenyra non aveva l'ormone a mille? Dai, siamo sinceri. Assolutamente sì, ma infatti. Ha 17-18 anni. Stai scherzando. Ed è una cosa che dice anche Daemon a Viserys. E Viserys risponde: noi eravamo uomini. Esatto. Purtroppo la società, loro, è così. Quindi, pensa se avessero controllato come facevano un tempo se Rhaenyra fosse davvero, era davvero ancora vergine. Ma infatti Pollicciotto a questa cosa, io la dico nella video reaction che ho fatto stamattina. Non ce la faccio a farla alle 3 del mattino. Ci ho provato, raga, basta. Mai più, perché poi rimango rimbambita, che già sono rimbambita di mio. E la faccio appena mi sveglio. Infatti ho una faccia che è terribile. Quindi perdonatemi la faccia. Ma effettivamente a un certo punto pensavo che volessero controllare la virtù di Rhaenyra, eh? E l'ho detto nel video. Non è andata così, ma pensavo potesse succedere. Buonasera, Tancre. Anche Rhaenyra, il suo cambio di registro riguardo alla sua sessualità, non lo so, mi è sembrato troppo forzato, poco costruito. Beh, no.
Nel senso, cosa dovevano farti vedere prima? Nelle precedenti puntate mi è sembrata troppo casta per poi far sesso così facilmente. Occhio però, baronato, perché lei ha detto una cosa. Lei ha detto chiaramente. Lei. Aspetta. In questa puntata, Rhaenyra capisce, grazie a suo zio, che non deve per forza fare sesso solamente se si sposa e quindi per procreare. Lei può far sesso anche solamente per il suo puro divertimento, cosa che per lei non era chiara fino a quel momento. Mentre dopo quella conversazione cambia infatti il punto di vista di Rhaenyra, che sembra essere molto più disinibita. Perché lei lo dice chiaramente, lei ha paura di rimanere incinta e di finire come sua madre, quindi di poter partorire e morire di parto. L'ha sempre vissuto quello come un dovere e del resto, lei che esempi ha? Sua madre, che dopo di lei ha avuto un sacco di aborti spontanei e bambini nati morti ed è morta di parto, e poi Alicent, che è stata, diciamo, mandata da suo padre per sposare il re, eppure lei sta sfornando figli, così uno via l'altro. Per cui diciamo che Rhaenyra ha paura anche dell'atto in sé perché ha paura che le porti certe conseguenze. Beh, fino a 50 anni fa, forse meno ancora, qua in Italia la mentalità non era mica troppo diversa. Infatti, Damiano. Non ho fatto grandi paragoni con la nostra società, eviterei io di farli, voi fateli pure tranquillamente, però sì, effettivamente ancora oggi c'è tanto maschilismo in giro. Poi dici una minima cosa, ah, subito sei femminista. Aspetta un attimo, sto solamente difendendo la mia posizione. Allora, ma mettere qualche cuscino sul trono? No, beh, io sono d'accordo con te, lo rivestirei almeno però. Una bella copertina plastica trasparente. Nel libro viene scritto che Belon dopo qualche giorno avvertì una fitta alla milza. Ora ho paura di ogni fitta alla milza che mi capita. Ma sai che ogni tanto ci penso anch'io, Tancre? In effetti, vabbè, cose così. Infatti, chissà cosa gli era capitato. Boh. Ogni puntata aspetto che Daemon commetta qualche crimine così da poterlo totalmente sopportare. Va bene. Allora, scusate, ma la cosa triste è che anche ai giorni nostri le donne che si vogliono solo divertire sono considerate poco di buone, gli uomini invece sono quasi degli eroi. Hai ragionissima, Salmacis. È vero, ma infatti io sto cercando di evitare di fare dei paragoni con la società di oggi, perché altrimenti veramente torneremmo tutto sommato alla società che ci propone Martin. Solo che quella di Martin dovrebbe dipingere, mettiamo così, rappresentare una sorta di epoca medievale. Il problema è che per molte cose noi oggi siamo ancora al Medioevo. Cioè, rendiamoci conto, non ci sono i draghi? Oddio, al governo ancora per il momento c'è Draghi, però ancora per poco. Vabbè. Allora, a proposito di indiscrezioni, ripropongo la domanda, scusami Mick, non l'ho vista. Perché si è diffusa più velocemente quella di Rhaenyra mentre nessuno sembra parlare delle piaghe di Varys? Varys? Viserys? Eppure le hanno viste sia Otto che le dame di corte, immagino altre persone. Ah, dici come indiscrezione? Ok, l'indiscrezione delle piaghe di Viserys. Perché? Perché nessuno dei. Molto semplice. Allora, parere personale, ovviamente, ti dico la mia. Perché l'indiscrezione su Viserys avrebbe messo in pericolo il trono. Ma Otto voleva che il trono rimanesse saldo, perché se il trono rimane saldo voleva dare il tempo a sua figlia di avere dei figli maschi e di farli crescere. Quindi non conveniva a Otto mettere in giro delle indiscrezioni sulla situazione della salute di Viserys, perché questo avrebbe compromesso la solidità del trono. La questione di Rhaenyra è invece diversa, perché screditando Rhaenyra, i Lord forse avrebbero spinto molto di più perché venisse nominato Aegon, figlio di Alicent, erede. Questa è la mia opinione in merito. Otto, quando viene informato, ha la faccia preoccupata, sussulta quasi, oppure ho capito male io. Secondo me è proprio l'attore che ha impostato Otto Hightower così, cioè uno molto. Sembra preoccupato di tutto e che insomma sia tutto. Poi in realtà a lui fa solamente comodo che Rhaenyra faccia cazzate. Perché se Rhaenyra, raga, se Rhaenyra fa cazzate, lui ci può mettere. Può entrare col piedino, tipo op. Ma guardi che c'è mio nipote, è bravissimo, è un maschio, si chiama Aegon, come il conquistatore, guardate che caso, meraviglioso. Mettiamoci lui, no? Al posto di Rhaenyra ce l'abbiamo qualcuno da mettere, no?
Non mi è arrivata la sensazione di frizzi pazzi. Non ti è arrivata la sensazione. Bello, bella questa cosa. Frizzi pazzi lo possiamo utilizzare, sì. Allora, secondo Jenny c'erano scintille. E poi, raga, vedete, lì va molto, secondo me, per quanto riguarda la percezione personale. Alcuni di voi possono aver sentito il friccicoriccio, i frizzi pazzi, secondo altri non c'erano le scintille, secondo altri sì. Quindi, Hightower era in ansia prima di dirlo al re, ma secondo me perché se lo voleva giocare bene quel terno al lotto. Brava Polliciotta, anche lei c'ha il fiasco vicino al PC. Allora, Rhaenyra e Criston Cole sono bellissimi assieme, sono d'accordo Lorenzo. In effetti lui è molto carino, devo dire, ha dei modi veramente, veramente carini. Comunque Daemon fa veramente danno senza volerlo, porta la nipote fuori per farle capire che la solitudine non è una grande idea, le fa salire l'ormone a 1000 e poi la lascia andare. PS, ma Misaria che fa la spia per 8? Ma l'avete notato infatti, Misaria che fa la spia per 8, però si fa pagare. Allora, è vero che sono passati almeno 4 anni dal secondo episodio e quindi dal momento in cui effettivamente Misaria viene insultata da Otto che le dà della bagasciona davanti a tutti. Cioè, se vi ricordate, la scena a Roccia del Drago le dà un po' della zozzona e vabbè. E lei giustamente ci rimane male. Per cui adesso cosa fa? Fa la spia. Evidentemente Otto ha cominciato a servirsi dei servigi di Lady Misaria. Per fortuna solo un certo tipo di servizi. Non tutti. Avrei una domanda. Ad un certo punto Daemon dice: sono passati 4 anni, ma 4 anni dall'ultima volta che si sono incontrati, quindi nella prima puntata oppure dagli ultimi avvenimenti del terzo episodio? No, dal totale, diciamo. Fra il primo episodio e il quarto sono passati, stavo facendo i calcoli prima, circa 4 anni. Perché, questa cosa ve la dico anche nel video, fra il primo episodio e il secondo sono passati 6 mesi. Lo dicono quando c'è praticamente Daemon che si sposta a Roccia del Drago e dicono che è rimasto lì per metà dell'anno. Tra il secondo episodio e il terzo sono passati 3 anni perché mi segno le cose. Sono passati 3 anni perché praticamente è nato Aegon. Allora, noi vediamo alla fine del secondo episodio Alicent che si deve sposare con Viserys. Ora, poi lei rimarrà incinta, quindi passano almeno 9 mesi. Aegon è nato, ma nel terzo episodio viene detto che Aegon ha compiuto 2 anni, quindi metteteci 2 anni più un anno di gravidanza, quindi sono almeno 3 anni, ok? E nell'ultimo episodio sarà passato circa un anno tra il terzo episodio e il quarto, per cui effettivamente Rhaeny eh sì, ciao, Alicent non ha più la pancia, mentre nel terzo episodio noi la vediamo che è incinta di Elena, quindi lei ha già partorito, ha la pancia piatta. Vestito permettendo ovviamente e organi interni permettendo perché non è che puoi essere una tavola. Di conseguenza sarà passato almeno circa un altro anno. Quindi in totale sono passati più o meno 4 anni qualcosa. Diciamo che Rhaenyra dovrebbe avere adesso sui 18 anni. Mettiamola così. Hai ragione, Nina Stark, anch'io sono triste per il cambio del cast perché sono state entrambe bravissime nei loro ruoli. Vero, 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 vero. Assolutamente sì, sono state meravigliose. Settimana prossima le vedremo nell'ultima puntata che le riguarda. Allora, il tè della luna cosa contiene, Monkey Ruffy? Praticamente è come se fosse una pillola del giorno dopo, serve per evitare di rimanere incinta. Ecco. E aiuta a far sparire eventuali bambini. Ma infatti strano che non l'abbiano visitata. Ma infatti strano, infatti, anch'io ci ho pensato un attimo, ho detto boh. Allora. Se avessero controllato la virtù di Rhaenyra avrei cominciato a odiare ufficialmente Viserys e sono già sulla buona strada. Beh, però il tè glielo fa avere lo stesso. Ma io quanto sono rimasta indietro, scusate. Ma questa cosa l'ho detta mezz'ora fa. Arrivo! Arrivo! Comunque spero che nella 1x05 facciano vedere Cole che vince sull'amante di Lenor Velaryon, che poi chissà forse. No, lì dovrebbe essere Daemon, però vediamo se cambiano cose. Poi chissà forse nella serie TV i figli di Rhaenyra e Lenor saranno in realtà di lei e Cole, chissà come la svilupperanno questa cosa. In teoria dovrebbero essere di Arwen Strong, Arwen comunque compare, però effettivamente vediamo. Allora, Melon aveva mangiato troppa peperonata a colazione, ecco.
Assolutamente sì, Lorenzo. Sì, lei rimane re del trono di spade. Lo fa apposta per sposare il figlio del serpente di mare. Sì, cioè, è per quello. Allora, Belon ha avuto un'appendicite fulminante, secondo me, poi la chiamano diversamente per via delle scarse conoscenze. Può essere, sì. 8 Hightower in ogni puntata. Your Grace? Your Grace? Esatto. Ma lo screzio con Alicent non potrebbe iniziare con la questione dei figli illegittimi di Rhaenyra? Potrebbe, Ilexix, anche perché in effetti Rhaenyra potrebbe quindi mentire su quella cosa. Alicent potrebbe all'inizio credergli, come dicevo prima, e poi scoprire che in realtà le ha mentito e quindi Alicent potrebbe anche infastidirsi di queste bugie. Allora, per me la tensione sessuale ha anche un'enorme reciproca stima, vero? Brava Luisa. Tra zia e nipote c'è dal primo episodio, anche per me. Misaria ferme fa la fi spia freelance, se paghi ti mando informazioni. Otto paga, Otto riceve informazioni. Misaria partita IVA, esatto. Esattamente. Esattamente. Dove capita che è Misaria a fare la spia? Io avevo pensato al bambino che si presenta alle mura e basta come una sorta di uccellino. L'ho già detto che la scena di Daemon, le mie ovaie ruggivano all'unisono? Sì. Allora, Visenya Vagar. Misaria è la spia perché il bambino che era fuori dal bordello, che ha visto Rhaenyra uscire, è corso da Otto e si vede, e si vede, e c'è, come si chiama? Harold Hightower che... Beh sì, ciao Harold... Oh ciao! Sir Harold Westerling, ecco, che chiama Otto Hightower e gli dice che c'è la spia di Misaria. E la spia è il bambino. Stesso bambino che quando c'è Daemon che è sdraiato a letto, che sta dormendo, che c'ha un po' di botta, è ancora in postumi da sbronza, c'è Misaria a un certo punto che fa entrare un bambino, il bambino le dà dei soldi e lei li conta. Ok, quel bambino lì è lo stesso che c'era fuori. Dal bordello che ha visto Rhaenyra è andato da Otto, Otto l'ha pagato per l'informazione e Rhaenyra, eh sì, ciao, e Misaria sta contando i soldi che ha guadagnato, quindi ecco. Ma non lo dice anche Daemon a Rhaenyra che sono passati 4 anni? Sì, la vale, ma volevo spiegarvi insomma il calcolo che hanno fatto. Allora, diciamo poco meno, Elena la tiene in braccio, Alicent e quella bambina avrà 9 mesi. Beh, circa 4 anni, adesso non stiamo a guardare proprio quanto è passato esattamente, però sì. Ma Aemond si sa già in che episodio si vedrà? Probabilmente nel prossimo nascerà, o comunque cioè, qualcosa dovrà succedere per forza, credo. E poi si vedrà comunque in quelli successivi. Allora. Intendo, nella realtà funzionerebbe o una pozione speciale? Allora, Martin, ho letto questa cosa interessante. Si è ispirato per il tè della luna a qualcosa di realmente esistente, che però è una miscela che si fa con delle erbe, che esistono davvero. Però lui ci ha aggiunto ovviamente del fantasy dietro. E diciamo che è una ricetta che comunque è un po' pericolosa, perché se non misceli bene le erbe rischi di far fuori la persona. Per cui. A che età Rhaenyra si sposa con lo zietto? Allora, lei si sposa nel 120, lei è nata nel 97, 107, 117, quindi 23 anni? Nei libri, poi qua vedremo. Ma siamo sicuri, sicuri che quel tè arriva dal re? Non so perché, ma ho dubitato. Secondo me sì, perché in realtà lui... Cioè, lui dice, ok, va bene, mi fido di mia figlia, però non si sa mai. Sai mai? Grazie, Berus. Io credo non l'abbiano visitata perché Viserys si sarebbe messo in una posizione spiacevole con sua figlia. Ricordiamo che le vuole veramente bene. Nelle cronache credo sia tra i padri migliori assieme ad Eddard. Ma lui le vuole veramente bene. Sì, lei sì, ovviamente è un adolescente e vuole anche essere libera. Peccato che il suo essere adolescente non vada a coincidere con il suo ruolo. Per cui è un po' un casino, se ci pensate in effetti. E proprio perché... Effettivamente, se Viserys l'avesse fatta visitare, l'avrebbe messa in imbarazzo. Con il tè della luna, diciamo che è un detto non detto. È un non detto che rimane sospeso. Una visita invece è qualcosa che ti rimane e anche un po' magari imbarazzante, per cui.
Beh, Roby, sì, secondo me proprio sì, e si vede tutto quello che si deve vedere, quindi. Il famoso torneo non si sa qual è. Guarda, Monkey Luffy, hanno tolto tante di quelle cose, hanno tolto tanti di quei tornei, onestamente, anche perché, per esempio, anche in questo caso ci sarebbe dovuto essere un torneo. Il famoso torneo dove ci sono i neri e verdi è quello del 111. E in realtà, tra l'altro, Damon a un certo punto torna, mi pare, proprio in quel torneo e dona la sua coroncina di legno del mare. Quindi hanno tolto tanta di quella roba, hanno veramente sfrondato tantissimo. E secondo me è anche meglio perché è comunque una serie TV, quindi non è che potessero mettere proprio tutto, 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 tutto. Però quello che hanno lasciato, secondo me, l'hanno tenuto bene, cioè l'hanno gestito bene. Otto ha rischiato tantissimo nello screditare Rhaenyra, con un altro re avrebbe rischiato la testa o la lingua a dire certe cose della figlia del re, indipendentemente che fossero vere o meno. Viserys lo caccia via, ma ormai la pulce nell'orecchio ce l'ha. Rhaenyra glielo dice chiaro e tondo quello che Otto sta facendo. Per un momento ho pensato che Otto abbia aiutato la dipartita di Baelon, però probabilmente Viserys si è messo a unire i puntini e tante cose non gli tornano più molto. Sì, assolutamente, Criston Cole prova qualcosa, altrimenti non rischierebbe, infatti. Bisogna vedere poi cosa romperà questo idillio, quindi Rhaenyra combinerà qualcosa di poco piacevole, oppure Criston Cole verrà a sapere del pettegolezzo che riguarda Daemon. Sì, Lady Missandei è chiamata la larva bianca, esattamente, veniva chiamata così dalle altre signore degli altri bordelli perché ce l'avevano con lei. Allora, secondo me non ha controllato sia perché Viserys non lo voleva sapere ed evitare che si spargesse la voce, sia perché significava una rottura totale con la figlia. Verissimo, Labius. Sono d'accordo con voi quando infatti dite che, appunto, se l'avesse fatta visitare effettivamente, cosa che io appunto mi aspettavo, sarebbe stata la rottura definitiva, perché in quel caso tu veramente vai a causare una sorta di trauma, forse, nella ragazza. E quindi un tè, invece, è comunque una bevanda, è meno invadente, mettiamola così, o meno invasivo, ecco. Io spero che rispetto al materiale cartaceo mostrino più interazioni intime fra Rhaenyra e Cole per mostrare più libertà e indipendenza per la prima citata, un po' come fra Daenerys e Daerion Harris nella serie originale. Sì, il fatto è che appunto Lorenzo, nel caso del libro, ci sono delle cose che vengono dette da fonti diverse, quindi non riesci mai a capire effettivamente chi abbia ragione. La cosa bella della serie è proprio questa. Che tutti i dubbi che tu hai leggendo il libro, qua effettivamente ti vengono un po' scardinati perché ti mostrano con un narratore onnisciente, che è la telecamera in fondo, perché noi seguiamo la telecamera. Noi è come se fossimo spettatori invisibili di quello che succede nella Fortezza Rossa e in tutti gli altri posti. Per cui non abbiamo il filtro di qualcuno che ci racconta le cose, noi vediamo le cose come effettivamente succedono. Chissà. Allora. Infatti anche secondo me fin dal primo episodio vogliono farci capire che c'è attrazione fra Daemon e Rhaenyra perché Missandei nel bordello gli chiede se ha bisogno di una vergine con i capelli platino. Esatto, Sylviettins. Quella è stata una proprio frecciatina, proprio precisa, precisa. Buonasera Chiaretta 1993. Farla visitare sarebbe stata solo un'umiliazione, vero? Vero, vero. Come mai Daemon e Rhaenyra parlano in valiriano fra di loro? Io personalmente la interpreto come un modo di capirsi solo fra di loro, per il rapporto molto intenso e particolare che c'è, ma poi quanto mi emoziona vedere come lei guarda lo zio che rientra in sala con la corona. Bravissima l'attrice. Sono d'accordo su tutto. Il fatto che loro due parlino in valiriano, effettivamente, gli permette di avere un rapporto ancora più stretto, perché è qualcosa che capiscono solo loro. Al massimo Viserys può capire, o vabbè, i guardiani, i custodi dei draghi alla Fossa del Drago. Ma se ci mettono intorno un Otto Hightower, un Alicent, un Lord Bisbury, un Lord Lionel Strong, nessuno di loro capirebbe quello che si dicono. E quindi è come se fosse un alfabeto, un linguaggio segreto fra di loro. E questa cosa va a unire molto di più, ancora di più in realtà, i due personaggi. Allora, dimmi, Mano. Nella prima puntata, Daemon dice una cosa a Viserys nel loro discorso scontro: perché non mi hai chiesto di diventare primo cavaliere? Infatti, perché Viserys non ha chiesto a Daemon di essere suo primo cavaliere, lasciato che sia Otto, quello che c'era prima già ai tempi di Jaehaerys? Non ho capito come mai non glielo abbia mai chiesto. Perché Viserys vuole bene a suo fratello, ma ha sempre pensato che fosse piuttosto
impulsivo. E Viserys ritiene che in realtà il primo cavaliere debba avere altre qualità, perché comunque gli vuole bene, però insomma un conto è l'amore fraterno e un conto è mettersi le fette di salame sugli occhi e non vedere che Daemon comunque ha un po' una testa calda. Allora, io vi dico subito il mio voto alla puntata è stato un bell'otto tondo tondo. Otto come infamotto. Ma Viserys dove è stato finora? Giostre, mangiare, cibo, divertirsi, queste cose qua. Allora, voglio vedere più ship fra Rhaenyra, Daemon e Cole. Ole! Madre, a te sembrano eccessive le scene di Mlmlm oppure sono giuste? Beh, tanto ne abbiamo viste due, quattro puntate ne abbiamo viste. Nella prima ci stava, perché ti fa capire che Daemon è uno che va a donnine, ed effettivamente è così nel libro, cioè se prendi il libro non è che te lo possono presentare come un personaggio diverso. E per quanto riguarda la scena di oggi, ci stava totalmente, raga. Parliamoci chiaramente, tutti fanno mlmlm, Cioè, secondo me c'è troppo pudore. Tutti fanno mlmlm e il fatto che lo facciano vedere non deve diventare una scusa per non mettere contenuti, sicuramente. Ma se è gestito bene come in questo caso, perché no? Assolutamente. Qui le licenze che prendono rispetto ai libri non danno fastidio a differenza di Rings of Power. Ti vedo molto, molto on fire, Robby, su Rings of Power. Ma Rhaenyra, dopo che si sposa, rimane a corte? Se sì, vedremo ancora interazioni con Cole, se no dubito. In teoria sì. E è poi Lenor Velaryon che decide di partire, se ne va ad alta marea e poi fa la fine che fa. Viserys comunque è un fanboy di Aegon, appena Daemon ci si paragona, a momenti lo ammazza con la daga. Per la prima volta Viserys è stato freddo con Rhaenyra, vero. Aegon primo. Allora, comunque odio la parte della daga perché Viserys parla come se i Targaryen prima del disastro di Valyria fossero importanti quando erano le ultime famiglie. Ma il discorso della daga è un po' particolare perché dobbiamo capire che cosa hanno combinato in effetti. La questione della daga diventa importante nel momento in cui quella stramaledetta daga ci viene presentata comunque anche nella serie TV di Game of Thrones. Ora, nel libro anche è presente, però hanno la stessa funzione? Lasciamo perdere Arya e Night King, di quello non voglio neanche parlare. Intendo proprio la versione, cioè, quella daga è la daga che effettivamente aveva dito corto, gli è stata data, l'ha rubata. Che cosa è successo? Questa cosa Martin ce la deve ancora scrivere. Per cui, boh. Il mio voto alla puntata è stato infamotto, esatto. Otto come l'infamotto. Allora, no, ma infatti neanche a me ha dato fastidio, ho visto molte persone che le hanno viste molto scabrose anche per la giovane età delle attrici e dei personaggi. Raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma voi avete idea della media? Cioè, nel 2022 a che età cominciano le persone a far sesso? Nella vita reale? Io parlo della vita reale. Non è una cosa così strana. Voglio dire, secondo me, anzi, mi fa strano che certe persone si stupiscano. Oh cielo! Ma no, voglio dire, allora, a parte che Millie Alcock quanti anni ci avrà? 18, 19, 20? Ma le pancine non vivono nel mondo reale, appunto. Ah, giusto, ecco, l'attrice di Rhaenyra sembra piccola ma ha 22 anni comunque. Scusate, Esatto, Monkey Ruffy ha ragione, già ci sono dei tredicenni che fanno cose. House of the Dragon è meno scabroso di Euphoria, appunto. Cioè, alle medie... Adesso, raga, ma... La gente comincia a far cose alle medie. Ma di cosa stiamo parlando? Esatto, ci sono persone che cominciano prestissimo. Per cui... Cioè, questa qua che ha 17-18 anni
Nella serie non mi sembra che sia così scabrosa come cosa. Sì, infatti, Tancre, ma io mi chiedo, ma queste persone che fanno queste recensioni, ma lo sanno dove vivono? Perché se vivono, allora, anche con un certo tipo di religione, magari si possono anche stupire di certe cose. Però, onestamente, no. Cioè, a queste persone io farei vedere qualche puntata di Skins e lì gli attori erano pure minorenni. E anche Misfits. Sì, vabbè, ma prendete qualunque tipo di 13enne, 14enne della vita reale, eh? Perché non c'è da stupirsi così tanto. Dragonstone, non è che Dito Corto l'ha rubata a Rhaegar proprio perché aveva saputo della profezia? Ricordo che lui era dalla parte dei Lannister e magari non voleva che Jon rivendicasse il trono. No, assolutamente, non sapeva una pippola di niente, secondo me. Almeno da quel punto di vista, non ha mai fatto praticamente niente. Probabilmente, boh, rubata, gliel'ha data, qualcos'altro. Anche perché non poteva sapere effettivamente che John fosse figlio di. Chissà, non lo so. I recensori di clausura, ma infatti, ma scusate, nelle cronache Sansa ha 13 anni quando deve sposarsi con Joffrey, quindi 17-18 anni, nulla. Ma anche senza parlare dei libri, raga, pensiamo alla vita reale, scusate. Ma voi le sentite le storie vi ricordate quando eravate alle scuole medie, non lo so, al liceo, i vostri compagni di classe, le vostre compagne di classe? Io sentivo di quelle robe che, boh, ok, per cui. Ma infatti, Robby, anch'io non capisco. Sono d'accordo con te, io non capisco perché il sesso sia così tabù, mentre le scene violente no, per certi. Voglio dire una cattiveria, ma non voglio dire una cattiveria, quindi non dirò una cattiveria. Però, guardatemi negli occhi e la leggerete. Ma a parte quello, no, cosa volevo dire? Che secondo me, perché viviamo in Italia, abbiamo la Chiesa. Abbiamo la Chiesa in Italia che modifica comunque tante cose del nostro aspetto della vita di tutti i giorni e probabilmente. Vivere in Italia, con certi tipi di famiglie magari molto cattoliche o molto religiose ti fa crescere con un certo pensiero legato alla sessualità, che quindi è una sorta di tabù. Ecco, questa è la mia risposta politically correct. Grazie Chiaretta per l'abbonamento per un mese, grazie mille Chiaretta, grazie mille. Diglielo Luisa, siamo nel 2022. Falcarot dice: sì, a me prendevano in giro perché a 14 anni ero ancora vergine. Figurati, quindi, voglio dire, ma poi cosa ci sarebbe di strano? È qualcosa di fisiologico, una cosa normalissima. Ce lo insegnano sin da piccolissimi. Gli esseri viventi nascono, crescono, si riproducono e muoiono. Fa parte della vita. Esatto. Raga, io ho un cugino molto. Cugino, cugina. Ho cugin. Ah, ho cugin. X, molto più giovani di me che si confidano, fidatevi, a 16 anni molti sono anche positivi alle malattie venere. Perché? Sai perché? Perché non c'è educazione sessuale. Non esiste educazione sessuale nelle scuole, non esiste fatta bene. Per cui tutto diventa tabù, tutto diventa ah ah risatina, oh guarda, tutto diventa un argomento brutto, sporco di cui non si deve parlare. Se un argomento diventa tabù, quello stesso argomento diventa qualcosa che la gente vuole nascondere, di cui ha timore di parlare e diventa qualcosa che è meglio non vedere o far finta di non vedere. Per cui. Nel frattempo la chiesa coi bambini. Esatto, fratello, esatto. Però anche nel periodo a cui è ispirato è normale, nel Medioevo c'era parecchia libertà sessuale anche da parte della Chiesa, poi è cambiato tutto con la Controriforma. Non solo l'Avius. Raga, nel passato, ok, una ragazza diventava una donna che poteva avere figli nel momento in cui cominciava ad avere il ciclo, perché il ciclo serve per poter rimanere incinta, per poter andare avanti con la propria specie, dinastia, eccetera, eccetera. Per poter avere figli. Nel momento in cui una ragazzina cominciava ad avere il ciclo, che fossero 11, 12, 13, 14 anni, 15 anni, quella, quel
quello era il momento in cui si passava dall'infanzia alla maturità, ok? Per cui le persone si sposavano anche da molto giovani per poter avere figli, perché nel Medioevo, o comunque anche fino a non troppo tempo fa, perché le famiglie erano numerose? Perché dovevano garantire di andare avanti con il proprio cognome, di andare avanti con la propria famiglia, di portare avanti la propria eredità. Cioè, fino a quando non hanno inventato vaccini e diciamo che la medicina non si è sviluppata correttamente e la scienza non è andata avanti, si moriva per una pellicina, per un'unghia incarnita, per un qualcosa di non curato, un raffreddore, una febbre, una tosse, qualunque tipo di cosa, un'appendicite. Ti viene la peritonite e muori. Noi diamo per scontate veramente tante cose, perché noi nel 2022 abbiamo tante di quelle comodità che, cioè, la gente non si rende conto. Non si rende conto. Vi faccio un esempio. Voi avete presente il labbro leporino? Il labbro leporino è praticamente una malformazione per cui quando un bambino nasce ha il labbro che è aperto, è verso l'alto, cioè questa parte qui è aperta, e fino a prima che i bambini venissero operati, quindi la bocca venisse chiusa, i bambini morivano di labbro leporino, che non è una malformazione di, non so, della colonna vertebrale o di altre cose, è una malformazione del labbro. Sapete perché? I bambini morivano perché non potevano, non avendo la bocca chiusa, non potevano succhiare il latte, e quindi mancando la suzione del latte mancava il nutrimento, i bambini non sopravvivevano. Questo è un piccolo esempio, per dire. Ecco. Oh, in USA sono molto più bigotti che in Italia. Beh, alcuni sì, però altri non lo so. Ma poi, come dice Damon, fate i moralisti perché è donna, ma se era un uomo niente succedeva. Esatto. Sì, non solo in Italia, però per esempio noi abbiamo la Chiesa, che comunque tende a penalizzare la questione sesso. Scusate, ma non neghiamo questa cosa. Vabbè raga, scusate, non volevo aprire il dibattito della vita. No, vai tranquillo, Tancri. Comunque Laura, viva Matt Smith, assolutamente, il nostro Matt Damon. Parliamo del trailer, si vede una bella rissa. Aspetta Mirabellone, adesso ci guardiamo il trailer, adesso ci guardiamo il trailer tutti insieme. Sottoscrivo benissimo tutto, vorrei anche ricordare che il mondo di Martin rispecchia perfettamente usi e costumi antichi, medievali e moderni. A livelli di unioni carnali c'è sempre stata un sacco di gente che si sposava a 15 anni, per esempio anche Biancaneve. Allora, brava Falcarot che te lo ricordi, come Sansa viene scoperta che aveva il ciclo per dare figli a Joffrey e non voleva farlo sapere. Brava Jenny, esatto, stessa cosa. Confermo, conosco ragazze di 27 anni che ancora non conoscono come funziona il ciclo. Oh mio Dio. Il proprio corpo, in più vanno avanti con test di gravidanza e pillole del giorno dopo. Ah, bene, ok. Noi campiamo 80 anni e passa per i vaccini e gli antibiotici e per tutte le cure, ovviamente. Ma banalmente, un dente che ti crea un ascesso, cosa fai? Se ti si infetta tutto, è un problema, eh. Morivi di setticemia, addio, la penicillina non esisteva, per dire. Assolutamente sì. Allora, 13 anni sei donna, adolescente esiste dal 1900. Sì, esatto. Sì, diciamo che l'adolescenza è un allungamento probabilmente della parte dell'infanzia per permettere alle ragazze di avere un po' più di tempo, mettiamola così. Per cui per non passare proprio dall'infanzia, pronti via ad avere figli. Anche perché adesso con la questione dello studio obbligatorio, della scuola, si tende a far figli sempre più tardi. Quindi diciamo che adesso c'è un'attenzione anche alla persona che è un pochino diversa rispetto a secoli fa. Ecco. Allora, aspettate. Ah, sono indietro. Che strano. Allora. Beh, sì, Mirabellone, però nel senso in quel caso lì, comunque, se il bambino non viene operato, effettivamente fa fatica a diciamo, attaccarsi al seno della madre, come fa a nutrirsi? Comunque, allora adesso ci guardiamo il nostro trailerino. Siete pronti? Allora, episodio 1x05,
Il prossimo episodio si intitola We Light the Way. Sì, dovrebbe essere We Light the Way, che è il motto di casa Hightower. Fatemi vedere se il titolo è quello giusto. We Light the Way, noi illuminiamo la via. E è la stessa regista di questo episodio. Infatti non ci siamo scandalizzati più di tanto nella scena fra Tom e Marjorie. Esatto. Tra l'altro, We Light the Way viene detto nelle appendici dei libri, delle cronache, rendetevi conto di questa cosa. Allora, adesso ci guardiamo al nostro trailerino. Devo togliere l'audio. Perché dovendo togliere... aspettate. Devo togliere l'audio per la questione che se no mi fanno problemi con il copyright. Guardiamo il frame per frame come sempre. Ci state? Siete d'accordo? Allora, partiamo? Aspettate che cambio. Fire and Blood. No, browser, questa qua. Ok, allora. Dov'è? Eccolo qui. Ok, vedete bene? Illuminiamo la via per la danza dei draghi. Esatto. Esattamente, esattamente. Allora, tutti pronti? Tutti pronti. Gli Hightower in Azoyaf sono fantasmi, esatto. We light the way, blackout all'approdo del re, può essere. Ok, vi ho messo i sottotitoli così almeno è anche comodo. Viserys Targaryen che parla, così almeno capiamo anche dalle voci. I wish to propose a marriage to my daughter and heir. Ok. Vediamo intanto i Velaryon che evidentemente arrivano all'approdo del re. Stanno sempre chiusi nell'alta torre, sì. Ok. Vediamo intanto. Scusate, torno un attimo indietro. Allora, vi avviso, praticamente. Ok, vedete i Velaryon, o qua, che tornano tutti, tutte le navi, ad approdo del re. Ci sono due draghi che volano. Raga, ci sono due draghi che volano. Io voglio vedere Rhaenys sul drago. Scusate. Scusate, ma io voglio vedere. Lo vedo un filo preoccupato, Viserys. Un cicinino, mirabellone. Lenor su mare infuocato, su Seasmoke. E Rhaenys e sua madre su Meleys. O c'è anche una Lena con Vhagar? Io sto aspettando Vhagar. Io voglio vedere Vhagar. E che caspita. Tra l'altro non so mai se chiamarli in italiano o in inglese. Ma comunque. Qui sono due. Ok. Allora, qui c'è Lord Lionel Strong, che è diventato il nuovo, stavo dicendo, primo ministro, primo cavaliere al posto di Otto. Infatti questa cosa si vede anche dopo, cioè in un altro trailer si vede che è seduto al banchetto. Qua, che dovrebbe essere il banchetto di fidanzamento, qui c'è il nostro Sir Harold Westerling. Mi pare piccola per essere Vhagar, infatti vedremo. Se c'era Vhagar occupava tutta l'inquadratura, ma infatti vediamo. Comunque non capisco perché Viserys non ci ha pensato prima a far sposare Rhaenyra e Lenor. Forse perché prima voleva lasciar libera la figlia, a un certo punto capisce che la cosa più intelligente da fare è quello che gli aveva consigliato effettivamente Sir Lionel Strong nella puntata scorsa. Vhagar sono 5 puntate che muore di solitudine, poverina. Ok, qui c'è Rhaenyra dietro, ok. Ok, arrivano i Velaryon. E qui vedete infatti, questa scena del banchetto l'avevamo già vista nei trailer, se vi ricordate, la scena in cui arrivano i Velaryon tutti, oh, tutti gli Ovelarion, tutti figosissimi.
Rhaenyra sta diventando una Lady cofanetta comunque. Guardate che cofanetta che c'ha in testa. Per cui banchetto, dietro c'è il trono, tutte cose. Riccanze in arrivo, Lannister siete straccioni al confronto. Esatto. C'è un nonno suonare il tamburo. L'ho notato, Eddel. Chissà. Chissà. Un'acconciatura che neanche Moira Orfei. Esatto. E Rhaenyra per ambientarsi in famiglia alla cofana. Ma vedi cofanetta. Vediamo. I hope to herald in a second Age of Dragons. Ok. Heraldin. Spero, insomma, di Heraldin dovrebbe essere partecipare, assistere a una seconda età dei, era dei draghi. Fermi, fermi! Una rosso. Questo è Melei, sicuro. Questo però è Seasmoke, quindi è il figlio. Oh, Dragon's Grunt! Oh, che dite? Dragon's Grunt. Andiamo indietro, scusate perché è troppo figo così. Che cos'è? Sì, questo sembra Seasmoke. Poi la smettono di fare tutte le ali che sembrano rosse, per favore. Che bellini madre e figlio che vanno a passeggio col drago, esatto. Sì. Non dici di affezionare troppo madre. Lo so, Lavius, lo so. Ma io lo so come va a finire tutta sta baracca, figurati, l'ho riletto 800 volte. Però questo non mi impedisce di affezionarmi lo stesso ai draghi. Anche se sono in CGI. Guarda un po'. Melei, se si smoke, direi assicurati. Thumb del prossimo video con due draghi. Sì, a quel punto poi mi accusano di spoiler. In quel caso hanno ragione. In altri casi no. Non dovrebbe avere un draghetto anche Lena. Dreamer, un draghetto. Ah, faccio. Dovrebbe avere Vhagar. Ma dovremmo anche vederla a un certo punto. Per cui. Ok, fanno Grunt. Oh, aspetta! Aspetta, c'è la ripresa da vicino. Ma non c'è nessuno sopra. Raga! Poi, come si dice, dai un drago a un Targaryen e conquisterete il suo cuore. Vedo che hai studiato, Manu, vedo che sei molto bravo. Scusate, è Scam. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno qui sopra, non ci voglio credere. Ah, può essere però, ha ragione, forse ha ragione Mick. Forse hanno tolto i cavalcatori o cavalieri di drago a scelta solo per il trailer. Effettivamente, a volte capita che per evitare, cioè ti vogliono far vedere una cosa ma non tutto, allora cosa fanno? Tolgono, cancellano dei pezzi e poi te li rimettono dentro. Ed è qui che Madre Ex ha smesso di funzionare, esatto. Hanno il pilota automatico. No, Meleis non è la mamma di Drogon, Rhaegal e Viserion. La mamma di Drogon, Rhaegal e Viserion è. Dov'è? Dreamfire, Sogno di Fuoco. Era il drago che aveva Rhaena Targaryen, perché poi le tre uova sono state rubate da Elissa Farman e sono finite al di là del Mare Stretto. Vabbè, comunque Scam, non ci sono i draghi, cioè non ci sono draghi, non ci sono i cavalieri o cavalcatori di drago. Però. Cioè, io se fossi Rhaenys, col cavolo che vado sulla nave di mio marito, vado sul drago, scusate, lei è andata al suo matrimonio. A volo di drago. Io spero che sia in realtà che sia un po' più, cioè che ci facciano vedere qualcuno in realtà. Alicent gli ha aggiustato il draghetto e gli ha rubato il cuore, infatti, è quello che dicevo. Il nuovo primo cavaliere lo abbiamo visto? Sarà un nuovo personaggio? Lo abbiamo visto Monkey Ruffy perché sarà Lord Lionel Strong, è quello che dicevo prima. Dopo vediamo se si fa vedere, se lo fanno vedere. Ecco, qui ci rifanno rivedere Rhaenys che parla ancora. Dice la stessa cosa, cioè quella è una scena vecchia. Lady Cofana. E qui arrivano i Lannister. Qua ci sono i Lannister, qui ci sono Jason e Tyland. Tyland fa parte del Concilio Ristretto, adesso è diventato il nuovo Lord delle Maree. Rhaenys, insegnaci a fare l'entrata d'effetto, vi prego, sì, io potrei mettermi a urlare. Cioè,
A me Renis piace veramente tanto. Lady Cofana. Knives Will Come Out. Perché ci fanno vedere Knives Will Come Out con la faccia di Criston Cole, Crispino? Ma questo è il banchetto! Fermi! Aspè! Chi l'è che schi? Raga! Knives Will Come Out? Ok, cominciano già a farsi fuori? Ma non hanno ancora cominciato. Perché cominciano a picchiarsi? Ma questo è non può essere il mlamla di Raynor. Non so voi, ma ogni buon conto io a un matrimonio a cui sono invitati anche Lannister non ci vado, ci scappa sempre il morto. C'hai ragione te, a Dreamery. Mi sa che qua volano le botte non poco. Infatti, se fosse Joffrey Lonmouth, ma subito così? Ma cos'è un matrimonio Dothraki? Esatto. Se non ci sono almeno tre squartamenti, non è un buon matrimonio. Ma che cacchio è? Allora, noi sappiamo che delle nozze senza ammazzarsi a vicenda non ci riescono. No. Io penso di sì, perché nella sinossi ufficiale c'è scritto che Lenor perde qualcuno di caro. Allora può essere che ci siano i Lannister che magari fanno gli stronzetti. Perché in realtà Joffrey Lonmouth viene ucciso in altro modo. Però aspettate, aspettate un attimo, scusate. Cioè, scusate un attimo. Voglio vedere un attimo una cosa. Perché mi è venuto un dubbio, eh. Non è qui. Mi sta venendo su un dubbio. E se lo facesse fuori direttamente Criston Cole? Sarà un foreshadowing, vedo del sangue su un occhio. No, quello no. Potrebbe essere un pugno. Banchetto dei lunghi coltelli. Lui crepa al torneo, infatti. Privato del favore di Rhaenyra, Ser Criston Cole si rivolse alla regina Alicent. Sfoggiando il pegno di sua grazia, il giovane lord comandante della Guardia Reale sconfisse tutti gli sfidanti, combattendo con furore omicida. Lasciò il rompiossa con una clavicola rotta e un gomito massacrato, spingendo Fungo a chiamarlo da allora Ossa Rotte. Ma fu sul Cavaliere dei Baci che si abbatté tutta la sua collera. L'arma favorita di Cole era la palla chiodata, sotto la cui pioggia di colpi cadde il campione di Ser Lenor, lasciato privo di sensi nel fango e con l'elmo fracassato. Ser Geoffrey morì 6 giorni dopo. Infatti, vediamo. Si prende una. Ma non è detto che magari sia la palla chiodata per forza. Cioè, potrebbe succedere la stessa cosa, ma in un altro contesto, in un'altra modalità. Quindi vediamo. Effettivamente, questa comunque sembra. Cioè, non riesco a capire se. Ma è Criston Cole? O si sta difendendo? Guardate questa parte qua. Questa sembra la parte della tunica di Criston Cole. Vediamo un attimo, torniamo un attimo qua. Knives will come out. No, qui sta togliendo la spada, probabilmente. Sta lasciando giù la spada, come se la stesse cedendo. Questo è Lannister sicuro. Questo è Lannister sicuro. Qua c'è Lenor. Claymore. Lenor viene sbatacchiato sul tavolo? Ma perché il bordello così, raga? Ma perché c'è. Cioè, qui c'è Corlys. Molto probabile, magari non al matrimonio. Questo potrebbe essere un depistaggio. Se fosse Lonmouth, comunque non arriva a fine dell'episodio. Lenor sembra voler intervenire. Esatto. Questi stanno prendendo a botte. Sarà contento Viserys. Ma questo qui è Arwen Strong. Perché fanno tutti a botte? Ma perché? Cosa sta succedendo? Una cosa bellissima. Cosa sta succedendo? Questo è Arwen Strong. È finita in rissa. Qualcuno ci metta sotto una canzone irlandese, per favore.
Avete presente? Shipping out to Boston. Cioè, finita così. Il prossimo episodio è un film di Bud Spencer, esatto. Qui c'è. Ah, questo è. Christian Cole è incazzato, eh. Sembra una classica rissa in taverna su D&D, che però io non ho mai fatto. La rissa, ti giuro che è una cosa divertentissima. È un film di Bud Spencer e Terence Hill. Boh, 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 boh. Non li volevano far entrare per il dress code, vediamo. Ok, qui c'è Alicent che è diventata un gatto de marmo. Non è molto contenta. Corlys is not amused. Ma questo è il trono di legno di alta marea? Che è? Perché adesso Daemon fa Assassin's Creed? Westeros Edition. Esatto, è subito flashback della rissa in taverna con la ciurma del drago rabbioso, quella. Secondo me era il trono di legno, comunque. Perché secondo me qua c'è Daemon che va a trovare ovviamente Corlys. Cioè a un certo punto deve andarci per forza perché deve beccare Lena. Otto Hightower, the king will die. Ecco, vedete, lo dice adesso. Daemon è comunque un assassino più credibile di Eivor. Ok, Ezio Auditore. Demon Auditore. Aia, cominciano. And if Rhaenyra succeed him, war will follow. Ancora in nave. Cosa? Perché la povera Rhaenyra è terrorizzata? Da chi? Chi è che vuole farle paura? Guardate che faccia che c'ha. Sì, quasi vede Rhea Royce. Questa è Rhea Royce. Ok, questa qui. Questa. Ma qua le lanciano qualcosa? Al cavallo per farlo imbizzarrire. Ah, a meno che Daemon non è andato a trovare Corlys Velaryon, ma è andato a trovare Rhea Royce nella valle. Perché viene detto che Rhea Royce cade da cavallo e sbatte la capoccia. E schiatta. Quindi lui se ne libera. Dopodiché lui può andare a sposare Lena. Casca proprio su un sasso. Esatto. Che belle queste live spoiler. Posso dire quello che voglio. Grazie, raga, per essere qua. Eccola, Daemon sicuro. Sì, caduta da cavallo. Infatti, Dreamery. Infatti mi viene il sospetto che in realtà lui sia andato a parlare. Sì, è lo stesso posto. Probabilmente è Daemon che fa fuori la moglie, cioè la fa cadere da cavallo a questo punto. Sembra anche quasi che stia preparando tipo il braccio per alzare o muovere qualcosa. Ok, il re non sta molto bene, è pieno di pus. Pollicciotto. Ok, qui abbiamo Rhaenyra e Criston Cole. Rhaenyra terrorizzata. Non fa niente, Daemon, ah, ti perdoniamo tutto, TVB, esatto. Qui casca. Ah, che male. È cascato addosso anche il cavallo. E qui abbiamo approdo del re, per cui qua c'è una carrozza. Vediamo un po' cosa succede. Prepare Aegon to rule. Ecco. Alicent non è molto contenta comunque. Bello però questo conflitto padre-figlia qua, eh. Guardate la tristezza, cioè, di Alicent, non è per niente convinta. Otto è veramente un infamotto, raga. Secondo me questa è la scena iniziale della puntata quando Otto se ne va. Può essere, Mirabellone, hai ragione, può essere, sì. Per quale motivo Daemon aveva sposato quella Royce? Per avere la valle. Era stato costretto a sposarsi, si era sposato con Rhea Royce, ma non era un matrimonio d'amore. Bastardotto, sì. Guardate la disperazione, il fastidio di sta ragazza. Povera Alessia. Alessia, alta torre.
Diciamo che Viserys si è conciato piuttosto male, Alicent non mi sembra per nulla convinta, Otto molto infamotto. Sì, frittella, infatti Alicent era molto più strombolona nei libri, come dici tu, però effettivamente, come dico sempre, il problema dei libri, del libro, è che ci viene tutto raccontato da dei punti di vista diversi. Qui, come dicevo prima, abbiamo la telecamera che è l'unico occhio su quello che accade. Quindi non è filtrata da nessuna opinione personale, noi vediamo le cose come accadono. Poi sappiamo che dietro c'è Martin, per cui siamo anche sicuri che, insomma, le cose vadano come lui vuole che vadano. Io non ricordo come muore Otto. Più là, più là, più là. Lo fanno fuori, comunque, quando poi Rhaenyra e Daemon prendono a Prodel La perdita del titolo di primo cavaliere da parte di Otto potrebbe essere uno dei motivi per cui Alicent e Rhaenyra finiscono per essere ferri corti. In fondo Viserys lo manda via dopo la discussione con Rhaenyra. Sì, però è anche vero che Alicent ha spalleggiato Rhaenyra dando un po' contro a suo padre con Viserys, quindi diciamo che Alicent ci ha messo del suo, eh. Poi muoiono tutti rispetto al presente dei libri, tranquilli, esatto, Monkey Ruffy, esatto, rispetto al 300 sono tutti morti per forza, tranne Bloodraven, che quello va avanti almeno 150 anni. Vabbè. Ok. Prepare Aegon to rule. Basta? Ma io voglio vedere di più. Vabbè, riguardiamocelo a velocità giusta. No, non è velocità giusta, questo è velocizzato. Aspettate. Aspettate un attimo, ma c'è un punto in cui Alicent guarda dall'alto la carrozza e ci sono le persone che si sono riunite intorno a una persona che sembra che sia caduta o sbaglio? Scusate, guardate un attimo. Siete pronti? Cosa vede? Esatto. È come se qualcuno cadesse. Guardate Alicent che fa un sussulto. A meno che Viserys non sia caduto. O suo padre? No, è Viserys, ha i capelli bianchi, biondi. Guardate qua. Sì, la 1x05 sarà l'ultima prima del cambio di cast, esatto. Nella 1x06 cambiano già le attrici. Sì, secondo me cade Viserys. Probabilmente dopo questa poi viene effettivamente portato a far controllare dai maestri, da Mellos. E sì. Sì, perché lei sussulta. Ciao, Chiaretta! Noi adesso stacchiamo, in realtà. A me sembra che stiano caricando qualcuno sulla carrozza. Sì, ma sembra più che altro che... Ah, ecco perché. Perché la scena successiva è Prepare Aegon to Rule, quindi significa che probabilmente Viserys sta per schiattare. Si rendono conto che non è messo bene e che quindi Alicent deve sbrigarsi a istruire, tra virgolette, Aegon, a farlo crescere in modo tale che sappia che possa regnare. Vedete? Ecco, questa scena qui successiva deve essere collegata di sicuro. Per me è così. Sì, anche per me Viserys si stramazza a terra, c'è il discorso successivo. Di solito i trailer sono abbastanza sequenziali, nel senso che se ti mettono questa scena è perché prima ti hanno fatto vedere qualcosa che poi capirai successivamente. In teoria dovrebbe schiattare tra un po', però insomma. Comunque a cavallo dei draghi c'è gente. In realtà, Ercatena, quello che si vede sui draghi sono le selle. Non sono persone. Probabilmente alla fine della puntata ci saranno le persone, ma spesso per i trailer tolgono digitalmente dei personaggi da alcuni frame per non fare spoiler.
Vedete? Cioè, queste sono selle. Questa qui è una sella. Non c'è nessuno sopra. Almeno qua, per adesso. Probabilmente stramazza a terra Viserys per via delle ferite? Eh sì, perché non è che stia molto bene, insomma. Mi sa che le cauterizzazioni non funzionano, rischia la setticemia, necrosi e altre cose, o necrosi, altre cose. Viserys schiatta la nonna come Ned. Può essere che abbiano tenuto il ritmo del nono episodio un po' tremendo, anche in House of the Dragon, oltre. Sta arrivando l'ambulance Stark per Viserys, comunque. Ma Viserys non dovrebbe morire dopo la nascita dei figli di Rhaenyra? Cioè non dovrebbero essere già grandi? Sì. E infatti probabilmente morirà nel nono episodio, ma già adesso ti fanno capire che non è messo bene. Secondo me ci mancherà un po', anche perché ricordatevi una cosa, che i titoli delle puntate. Allora, questo è We Light the Way, ok? Poi c'è la principessa e la regina, Driftmark, il signore delle maree, la nona è il consiglio verde. Consiglio verde, consiglio verde. E la decima è la regina nera. Il consiglio verde è quello che si riunisce subito dopo la morte di Viserys, quindi probabilmente in realtà avverrà lì. Deve avvenire lì, perché se no non possono anticipare le cose. Non dovrebbero farlo morire adesso. Adesso ci sarà l'anticipazione del fatto che lui sta veramente male e pian piano, puntata dopo puntata, ti fanno vedere che effettivamente ha le. I problemi sulla schiena, le ferite aperte, eccetera, fino ad arrivare poi al culmine che probabilmente lo faranno morire. Eh no, Viserys non gliene va bene, bene una. Esatto. Sì, hanno confermato la seconda stagione. Regina Nera quando partorisce. Sì, diciamo che Regina Nera, secondo me, sarà proprio pronti via. Si comincia con la danza dei draghi, però la vera guerra la vedremo nella seconda stagione. Per me Viserys muore, sì, verso l'episodio 9, in teoria. 8 o 9, sì. Poi faremo il pullino, poi faremo il pullino. Più avanti, però. Due dei tre Viserys sono nati con la sfiga, abbastanza. Anch'io penso fine puntata 8, ma l'annunciano nella 9. Ma infatti, può essere. Vedremo. Vedremo. Un altro mese ancora, poi lutto. Esatto. Esatto, quella del Consiglio Verde andrà in onda il 16 ottobre. Vedremo. Intanto, raga, esatto, magari nella 1.8 si deve chiudere con Viserys che va a dormire e poi sappiamo che non si sveglia più. Allora, ragazzuoli belli, giusto, se vogliono fare le cose in stile GOT dovrebbe essere l'episodio 9. Sono le 11.09, io vi ricordo che appunto domani sera. Sarò invece in live con Dottor Morgan, David Chevalier, che è il doppiatore di Viserys Targaryen, quello del giorno d'oggi, di Daenerys, i Supernova Collective per giocare a D&D. E vi ricordo anche una cosa, che a partire da giovedì sera ci sarà una serata molto interessante, che è A Song of Dice and Fire. Se vi interessa il gioco di ruolo, Se vi interessano le cronache del Ghiaccio e del Fuoco, io vi informo che ci saranno queste serate, queste quattro serate, insieme al Salotto di Giano, e qui vi lascio il link. Sì, anche il doppiatore di Loki, Adam Driver, io però vi cito Viserys Targaryen perché così sapete chi è. Non è questo Viserys primo, ma è un altro Viserys, fratello di Daenerys e di Rhaegar. Vi informo che da giovedì ci sarà Laura Cardinale, quindi insieme a noi, per parlare di questo gioco di ruolo che fu appunto dedicato a Song of Ice and Fire, che non ebbe molto successo e le cui meccaniche erano un po' gnè. Per cui lei ci spiegherà com'era questo gioco e io le spiegherò, noi le spiegheremo, com'è il mondo invece di A Song of Ice and Fire. Quindi io vi lascio il link per cui potete tranquillamente andare a guardare informazioni. Comunque metterò tutte le informazioni mercoledì. Mercoledì sera ci sarà un'altra live su House of the Dragon, ma non sarò qui, sarò in diretta dal canale di Luca Comics and Games, quindi se volete tornare a parlare di House of the Dragon insieme a me, potrete farlo mercoledì sera. Magari faremo una live, no spoiler. Vediamo, insomma, vediamo un po' come va, chi ha letto il libro, chi ha visto la puntata, eccetera, eccetera.
Ragazzuoli bellissimi, grazie mille di essere stati qui insieme a me. Io adesso vado a bere qualcosa di caldo per la gola e a registrarvi il video perché poi devo editare. Come direbbe Cesiro, ciao ciao, guardatevi le pubblicità che vado a editare. Non andare via. Ciao, grazie mille come sempre della compagnia che mi fate il lunedì sera. Spero di farvi anch'io un pochino di compagnia. Che bello però poter parlare tranquillamente di spoiler, cose, tanto qui sappiamo tutto, sapete tutto. Oh, c'è un po' di libertà. Bello, mi piace. Spero che piaccia anche a voi. Quindi, buonanotte, raga, vado ancora a lavorare. Perché domani alle ore 13 deve uscire il video. Vi voglio bene anch'io, tantissimo. Quindi, esatto. Qui dentro non c'è il tè, c'è un po' di Red Bull, vi dico la verità. Per cui, ecco. Oh. Grazie Manu, grazie a tutti, grazie Jenny, grazie Tangomante, grazie Berus, Falcaro, Zionano, grazie a tutti. Quindi buonanotte, fate i bravos come sempre e Dracarys? Tè più Red Bull più caffè, a quel punto, shtap, mi schioppa tutto. Lo so, Mokai, è che dovevo rimanere sveglia, perché devo rimanere sveglia, ho fatto tardi oggi, ho fatto tardi, presto che tardi, presto, presto, tipo il bianconiglio. Sono diventata il bianconiglio praticamente. E ci vediamo domani sera però sul canale di Morgan. Come sempre, grazie mille, fate i bravos e Dracarys. Ciao!